Oggi ci sono delle modifiche del programma, come avete visto il dottore De Brando D'Angelo non poteva essere presente oggi, quindi ha anticipato la sua relazione ieri. Io invece presenterò la relazione sull'elastosonografia e il color doppler che doveva essere effettuata ieri al professore Bartolotta. Seguirà la casistica presentata dal team dell'ospedale Giglio di Gefalù. E poi la casistica presentata da me tra di noi, poi interverrà anche la dottoressa La Barbera dell'Ospedale San Carlo di Nenzi di Roma. D'accordo? Quindi iniziamo, e vi prego di prestare molta attenzione, perché quello che diremo in questa relazione è molto propedeutico rispetto alla casistica che vi era presentata successivamente, non solo dalla, da me stessa, ma anche dalla, dalla team di Cefalù e quindi cerchiamo un attimino di riprendere le basi di eh, quello che è stato già detto ieri in maniera molto rapida però più incisiva. Allora ricordiamo la categoria Bairazze 2. Categoria Bairazze 2 sono reperti benigni e i reperti benigni sono le cisti semplici. Possiamo assegnare questa categoria anche linfonodi intramammari oppure a quei noduli che hanno caratteristiche di benignità, quindi di fibrodenomi, ma che sono invariati in dimensioni, quindi che presentano una stabilità dimensionale per almeno due anni, che pertanto non necessitano ulteriori follow-up. La categoria Bairaz 3, cosa significa? Significa che ci troviamo di fronte a lesioni probabilmente benigne con una probabilità del 98%. Quando dobbiamo assegnare questa categoria? Quando ritroviamo un nodulo solido con determinate caratteristiche, morfologia ovalare, margini completamente circoscritti ed orientamento di crescita parallelo al piano cutaneo. Queste lesioni che definiamo come probabili fibrodenomi devono andare ad un follow up inizialmente di 6 mesi, quindi di 12 mesi e quindi di 24 mesi, al termine dei quali, se la stabilità dimensionale è confermata, verranno identificate come BERAZE 2. Alla categoria byrazze 3, la categoria Barazza 3 va anche assegnata alle cisti corpuscolate, ma quando a tutte le cisti corpuscolate? Assolutamente no. Di fronte a un quadro di mastopatia fibrocistica classica riscontriamo pazienti con presenza di cisti semplici e corpuscolate bilaterali e non sono pazienti che vanno a follow-up a sei mesi se tutte queste cisti, comprese le corpuscolate, non hanno delle caratteristiche degne di attenzione. Lo facciamo quando invece troviamo un reperto asimmetrico, quindi un'unica lesione su entrambi i seni che ha però caratteristiche di cisti corpuscolate allora in quel caso in, di fronte a questa lesione singola possiamo dare questa categoria Bayraz 3 vi ricordo anche che di fronte a un quadro di eh, classico mastopatia fibrocistica quindi cisti bilaterali semplici o corpuscolate non dovete chiedere ulteriori approfondimenti categoria Bayraz 4 comprende tutte quelle lesioni che mostrano invece caratteristiche di sospetto e andiamo dalla categoria Bayraz 4A con cui identifichiamo lesioni che hanno margini circoscritti ma per meno del 75% della loro circonferenza. Parliamo di byraz 4B quando questi margini sono indistinti per tutta la circonferenza. Parliamo di barazze 4C, quando queste lesioni assumono invece una morfologia irregolare oppure sono di eh, nuova comparsa, barazze 5 sono quelle lesioni che hanno più caratteristiche che ci fanno pensare ad una lesione benigna, eh, maligna, scusatemi, quindi sia per quanto riguarda la morfologia che per quanto riguarda i margini, quindi morfologia irregolare, margini spicolati o angolati, orientamento di crescita non parallelo rispetto al piano cutaneo. Queste categorie sono importanti nella decisione del management, quindi... Barazze 2 le pazienti non devono fare assolutamente null'altro. Barazze 3 abbiamo detto il follow up a 6, 12 e quindi 24 mesi. Dalla categoria Barazze 4, quindi già dalla Barazze 4A, eh, significa che stiamo identificando la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti e quindi chiaramente la caratterizzazione istologica. Vedete come vi è una minima differenza tra la probabilità di rischio di una lesione categoria Barazze 3, quindi con una probabilità di malignità in inferiore o uguale al 2% ed una barazza 4A con una probabilità di rischio tra il 2% e il 10%. E il management per questi due tipi di lesioni è assolutamente differente. Capite bene quindi quanto è importante poter identificare bene elementi di sospetto che ci consentono di effettuare il management più corretto per quella lesione, per quella paziente. Quindi... Alla vostra sinistra un classico quadro di cisti semplice, alla vostra destra un quadro classico di cisti corpuscolata. Ricordiamo che eh, tra le eh, lesioni mammarie più comuni abbiamo i tumori fibroepiteliali, mentre alla vostra sinistra trovate un classico fibroadenoma, quindi con lesione pecogena, orientamento di crescita parallelo, margini circoscritti, morfologia volare polirobata, alla vostra destra invece ritrovate un'ulteriore lesione solida con una morfologia ovalare polilobata e si parla di ovalare non di irregolare quando le lobulazioni sono al massimo 3, come in questo caso. Vi faccio notare anche che abbiamo un rinforzo del fascio acustico posteriore, che i margini sono circoscritti per il 75% della circonferenza, ma ci troviamo di fronte a due lesioni istologicamente completamente diverse. Alla vostra sinistra un classico fibrodenoma, invece alla vostra destra un tumore filoide maligno. È, è, è questo, per quanto riguarda invece la patologia manigna a sinistra un classico carcinoma duttale infiltrante molto semplice da identificare e alla vostra destra un carcinoma lobulare infiltrante questo per ricordarvi che il carcinoma lobulare infiltrante non è insidioso soltanto in mammografia ma può esserlo anche in ecografia anche di fronte a mammelle dense proprio per il suo tipo di pattern di crescita cosiddetto spider web a ragnatela Altri tumori meno frequenti: il carcinoma mucinoso a sinistra, il tubulare a destra e adesso piano piano vedremo le mh, peculiarità, tra i tumori mesenchimali, lesioni benigne come il mio fibroblastoma alla vostra sinistra, che somiglia molto ad un fibrodenoma, ma che si caratterizza per la presenza di una capsula presente proprio istologicamente, alla vostra destra invece un sarcoma. Vi faccio notare come neoplasie, come il sarcoma, il tumore filloide. poi vedremo anche un carcinoma metaplastico, sono lesioni solide che possono tendere ad avere a volte morfologie ovalare e margini prevalentemente Scritti e hanno però in comune una caratteristica: il rinforzo del fascio acustico posteriore. Quindi non utilizzate mai il rinforzo del fascio acustico posteriore come segno predittivo di benignità, perché sarebbe un errore. Perché quindi vi ho mostrato tutto questo sia per rispolverare insieme queste categorie berazze, quelle che possono essere le principali lesioni che ritroviamo a livello mammario in ecografia, sia per farvi capire, soprattutto nella distinzione della categoria berazze 3 berazze 4a, quanto può essere importante l'ecografia mammaria multiparametrica. Cosa si intende per ecografia mammaria multiparametrica? L'aggiunta la, ehm, alla valutazione morfologica bimod anche della valutazione dell'elasticità delle lesioni tramite due tecniche che sono l'elastosonografia di tipo strain oppure di tipo shell wave e la valutazione della vascolarizzazione delle lesioni. E, sempre nell'ambito dell'ecografia multiparametrica vengono incluse altre tecniche come ad esempio la GEUS o l'ABUS di cui abbiamo parlato ieri e la FUSION e anche eh, le più moderne tecnologie di intelligenza artificiale, di deep learning, come questi sistemi di supporto decisionale computer assistito che effettuano una segmentazione automatica delle lesioni fornendoci una probabilità di rischio come output. L'ecografia mammaria multiparametrica è un concetto molto importante e molto discusso. Eh, negli ultimi anni eh, vi suggerisco questo articolo pubblicato dalla Scuola di Blazer nel 2019 in cui eh, si è evidenziato come la valutazione multiparametrica in ecografia consenta di incrementare la specificità e quindi ridurre i falsi positivi. Ma vediamo insieme: è, è um, un atteggiamento molto comune utilizzare la valutazione e la vascolarizzazione quando ci troviamo di fronte ad una lesione solida in ecografia e chiaramente nei carcinomi i carcinomi sono vascolarizzati e sono vascolarizzati da nuovi vasi attraverso il processo di neoangiogenesi, sono dei vasi chiaramente non regolari e eh, la cui crescita è stimolata essenzialmente dall'ipossia. Quali sono i segni prevalentemente suggestivi di malignità quando valutiamo la vascolarizzazione? Eh, fondamentalmente non soltanto l'accentuata vascolizzazione delle lesioni ma la presenza di eh, vasi tortuosi con un'architettura irregolare e soprattutto la presenza come in questa lesione che già in bimoda chiaramente dei segni altamente predittivi di malignità di questi vasi che chiamiamo penetrating vessel vasi penetranti quali tecniche utilizziamo il color doppler che limiti ha il color doppler Può essere poco sensibile di fronte a vasi molto piccoli, quindi inferiore ad un millimetro o con un flusso basso, quindi di fronte a lesioni di piccole dimensioni, ehm, questa tecnica potrebbe essere poco sensibile. Questo limite viene superato dalla tecnica Power Doppler il segnale che risulta da che cosa? Dalla scatterizzazione dei globuli rossi, quindi significa che è meno influenzato dalla velocità del flusso ed evidenza flussi anche piuttosto lenti. Più sensibile del color, però più sensibile del color Doppler anche agli artefatti. E allora abbiamo questa tecnica più innovativa che viene definita globalmente per tutte le apparecchiature tecnica di imaging microvascolare che assume diversi nomi a seconda dell'apparecchiatura ecografica che stiamo utilizzando e sostanzialmente sono tutte accomunate dall'utilizzo di un algoritmo intelligente che utilizza un filtro multidimensionale ultra basso per eliminare i rumori di fondo e quindi desaltare quelli che sono i vasi anche di più piccole dimensioni e con più basse velocità di flusso. Come vedete in questa immagine, in una lesione di dimensioni di almeno un centimetro e mezzo due centimetri circa, che già mostra caratteristiche morfologiche altamente sospette, il power Doppler non identifica assolutamente vasi, chiaramente questo non significa che la lesione non sia vascolarizzata, e invece, tramite questa tecnica di imaging microvascolare, nell'immagine in basso, non solo riuscite a vedere la vascolizzazione intralesionale, ma proprio la caratteristica classica del sospetto penetra in veste. Quali sono i limiti nella valutazione della vascolarizzazione? Non esiste un pattern vascolare specifico, sia Power sia Color Doppler sono altamente dipendenti da fattori tecnici anche della, di semplice esecuzione. Eh, come vi ho detto ieri parlando sempre in termini di linea guida che cosa ci dice il Beirazza? Vi ricordo che l'ultima edizione del 2013 ci dice di standardizzare la nostra terminologia nei referti non dobbiamo essere fantasiosi dobbiamo essere pratici. La vascolarizzazione è assente o è presente? E se è presente che tipo è? È una vascolarizzazione perilesionale o intralesionale? E quando ci troviamo di fronte ad una vascolarizzazione perilesionale, quello che dobbiamo intendere, ragazzi, è quello che vedete in basso a destra, quindi questi vasi che passano tangenzialmente rispetto alla lesione, che è un reperto altamente specifico di benignità e, mh, tendenzialmente per fibroadenomi quali sono i limiti? Abbiamo detto che non è una tecnica altamente specifica, però spesso può venirci in aiuto. Vi faccio notare in questa immagine in alto dell'Atlas Vera 2013, abbiamo, se non avessimo posto il color Doppler in questa lesione, questa lesione poteva sembrare una semplicissima cisti corpuscolata siamo abituati a vedere nella nostra quotidianità, e invece l'aggiunta del color doppler era stata fondamentale per poter identificare la presenza di una vegetazione intracistica sospetta. In basso a sinistra una classica cisti sebacea flogosata e lacute, anche queste sono abbastanza comuni e come vedete questa accentuata vascolarizzazione periferica tipica ehm, di queste lesioni flogosate, quasi accessualizzata, Qui vi rifaccio vedere, in alto a sinistra, una lesione molto molto piccola, con un orientamento di crescita parallelo al piano cutaneo, in cui vediamo non solo la vascolarizzazione intralesonale, ma anche questi vasi penetranti. Vasi penetranti è ancora più evidenti, quanto più grandi sono le lesioni, e poi vi sono lesioni altamente ehm, vascolarizzate che possono presentare questi vasi intralesionali ramificati, chiaramente altamente sospetti. E questa era la valutazione della vascolarizzazione. Per quanto riguarda invece la valutazione della elasticità, esistono sostanzialmente due tipi di tecniche. La prima, introdotta in ambito ecografico, è stata la tecnica strain che forniva essenzialmente delle informazioni di tipo qualitativo e semi quantitativo ma che era gravata dall'operatore dipendenza ed è rappresentata dall'immagine in alto in basso invece è rappresentata nella stasonografia con tecnica share wave che a differenza della strain ci consente di ottenere delle informazioni quantitative ed è gravata da una relativa operatore dipendenza come funzionava l'elastosonografia strain e come funziona perché in realtà ancora su molti apparecchi ecografici sono presenti questi software, sono anzi mh, più comunemente disponibili. Si basa sull'analisi della deformazione, strain significa deformabilità, di un tessuto indotto da uno stress di tipo meccanico e questo stress di tipo meccanico è sostanzialmente la forza meccanica esercitata dalla nostra mano ad con la sonda sulla cute della paziente. Si esercita una minima pressione. Si crea in questo modo uno spostamento longitudinale relativo nei tessuti in esame. Chiaramente, più le lesioni sono elastiche, molli, più verranno deformate. Le lesioni rigide non verranno deformate. E sulla base della differenza di frequenza del fascio di ultrasoni prima e dopo la compressione, quello che ne risulterà sarà un'immagine colorimetrica sovrapposta all'immagine B-MOD in cui possono essere utilizzate diverse scale colorimetriche, quella più utilizzata è quella che eh, vi pongo in esempio, con eh, i tessuti soft rappresentati in rosso e i tessuti rigidi invece rappresentati in blu, che si sovrappongono all'immagine B-MOD. Come va valutata? Esistono tre modi. Il più utilizzato è lo Tsukuba Score ed è una valutazione qualitativa. Un altro metodo meno utilizzato, ma che comunque risulta essere agli studi molto specifico: è la valutazione del rapporto delle dimensioni della lesione nelle immagini in Bimod rispetto alle dimensioni della lesione nell'immagine della mappa colorimetrica della strain. E infine un parametro semi-quantitativo che è lo strain ratio. Tsukuba Score già è stato mostrato ieri anche dalla dottoressa Safina. Eh, le lesioni morbide, soft, tendono a essere rappresentate in maniera omog omogeneamente verde. Man mano che la rigidità aumenta, chiaramente, ehm, verrà, mh, maggior verrà maggiormente rappresentata dai pixel in blu, giungendo sino allo cuba Score 5 quindi che è caratteristico di lesioni inoplastiche maligne con reazione desmoplastica in cui questo incremento della rigidità non è presente soltanto nella lesione ma anche nell'ambito del tessuto perilesionale e quindi è un criterio altamente suggestivo di malignità. Questo è il criterio del rapporto tra diametro della lesione in BIMOD e diametro della lesione nella mappa colorimetrica. Questo diametro tende a essere eh, uguale in caso di lesioni benigne, tende a essere invece maggiore nella eh, mappa colorimetrica della strain e nelle lesioni maligne. E per quanto riguarda lo strain dash, semplicemente si va ad apporre un ROI nell'ambito del nodulo e un ROI al di fuori della lesione questo errore al di fuori della lesione va posta sempre alla stessa altezza e preferibilmente, alla stessa profondità Probabilmente in corrispondenza al tessuto adiposo. Questo, però, come sapete bene, non è sempre disponibile perché, nell'ambito di mammelle marcatamente dense, difficilmente alla stessa profondità ritroveremo tessuto adiposo, ritroveremo tessuto fibro E questo è uno dei motivi per cui vi è un'elevata variabilità, probabilmente, nei cut-off presentati eh, nei risultati dei vari articoli scientifici per quanto riguarda l'accuratezza diagnostica nella caratterizzazione delle lesioni. Andando alla semeiotica, questo è il classico segno delle cisti semplici, blue green red sign, che a volte ritroviamo un po' anche nelle cisti a contenuto corpuscolato. I fibrodenomi classici presentano una mappa colorimetrica omogeneamente verde, fibrodenomi. Questi fibrodenomi, più sono sclerotici o calcifici, chiaramente mostreranno al loro interno anche un certo grado di rigidità. Come in questo caso, in quest'altro. Invece, le lesioni maligne, appunto, tendono a eh, mostrarsi completamente rigide, e nei casi in cui si associ la eh, reazione desmoplastica, come in questo caso, come vedete, la rigidità viene trasmessa anche nel contesto del tessuto periesionale. Quindi la valutazione qualitativa è abbastanza semplice con lo Zucuba Score. Andiamo quindi alla tecnica share wave, che abbiamo detto essere più riproducibile perché meno operatore dipendente rispetto alla tecnica strain, e ehm, anche di avere la novità di poterci fornire delle informazioni di tipo quantitativo. Perché è più riproducibile? Intanto, perché non si basa più sull'utilizzo della forza meccanica, e, mh, de, quindi della compressione che determiniamo con la sonda con la tecnica strain, ma si basa invece sull'utilizzo di un impulso definito arfi, che è un impulso ad elevata intensità e di breve durata, che disloca il tessuto in senso longitudinale. Determinando quindi la generazione di onde trasversali, che sono appunto queste share wave. Come sappiamo, la velocità di propagazione è proporzionale alla rigidità, per cui maggiore la velocità di propagazione e maggiore sarà la rigidità tissutale, minore la velocità di propagazione e minore sarà la rigidità tissutale. E quindi, tramite un software, quello che possiamo ottenere sarà la valutazione della rigidità delle lesioni. Eh, tendenzialmente in kilopascal oppure in metri secondo. Le tecniche si sono volute nei tempi, la ehm, prima tecnica è stata la point share wave in cui questo impulso era focalizzato in un unico punto e, e come vedete in alto a destra è presente un array che viene posto all'interno di un punto della lesione che vediamo sotto forma diciamo, della classica immagine B-Mod e quello che viene fuori è un valore di elasticità, in quel caso 170 kPa, quindi una lesione molto rigida. La ehm, innovazione tecnologica, invece, la tecnica 2D Shell Wave ci consente, attraverso l'utilizzo non di un solo fuoco, ma di multipli fuochi, di ottenere un'immagine in real time con una mappa colorimetrica che si sovrappone alla nostra immagine di B-mod. E questo quindi cosa ci consente? Ci consente sia di avere una mappa colorimetrica un po' come nella strain, che, però, come potete vedere è una scala invertita. Quindi questa volta i tessuti soft, morbidi sono blu mentre man mano che la rigidità la lesione si passa al verde, al giallo fino al rosso, ma ci consente anche di scegliere in quale punto andare ad effettuare la nostra misurazione. E sempre tramite l'utilizzo di un array posto all'interno della lesione e tecnicamente nel punto più rigido, nei punti più rigidi, avremo dei parametri che classicamente sono i valori di elasticità massima, media, minima, e della lesione e in più possiamo ottenere anche un rash. Quindi, anche in questo caso, un rapporto di elasticità tra la lesione e il tessuto circostante. Anche in questo caso l'arroi va posta nel tessuto circostante alla stessa profondità, e preferenzialmente quando possibile, nel contesto del tessuto di poso. Queste cose ve le ho già dette, quindi in questo caso abbiamo una lesione ovalare che aveva i margini in parte circoscritti e in parte sfumati. Già dalla mappa colorimetrica della 2D share, share wave, vediamo che la lesione potrebbe essere probabilmente benigna e anche i valori di elasticità massima ce lo confermano. È stata effettuata comunque una biopsia e la lesione era un fibrodenoma. In questo caso una lesione tendenzialmente tondeggiante, in questo caso i margini sfumati per tutta la circonferenza, quindi un barazz 4B perlomeno, e in questo caso vediamo già come dalla mappa colorimetrica riusciamo a comprendere che la lesione presenta un certo grado di rigidità, confermato con l'arroi e la siccità massima 108 kPa e si trattava infatti di un carcinoma duttale infiltrante. E adesso voglio farvi vedere questa immagine che è abbastanza rappresentativa. In questo caso avevamo una lesione di, 4, di soli 4 mm, molto molto piccola, nel contesto di un parenchima assolutamente denso, una lesione non visibile in mammografia. Una di quelle lesioni in cui possiamo stare in dubbio se la lesione è presente o non è presente, se è meritevole o meno di essere attenzionato o meno, vi faccio vedere come già soltanto con l'aggiunta della mappa colorimetrica non soltanto si evidenzava un'importante rigidità nella lesione, ma in maniera eclatante anche nei tessuti perilesionali. La lesione molto rigida ed era un carcinolutele infiltrante triplo negativo. Nelle tecniche a confronto abbiamo detto sostanzialmente quello che vi dovete ricordare è che la strain è altamente dipendente dall'operatore ha una variabilità sia inter che intraoperatore proprio perché si basa su una forza meccanica esercitata manualmente dall'operatore, mentre la tecnica share wave tende ad essere molto meno operatore dipendente e molto più riproducibile. Come vanno utilizzate? Esistono tre. Linee guida che possiamo attenzionare. Questa è prima della World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology che è stata pubblicata nel 2015. Sostanzialmente, in questa diapositiva, quello che dovete ricordare è che quando dobbiamo applicare questa valutazione lastrosonografica per decidere o meno se è il caso di effettuare una biopsia o meno? Sempre? Assolutamente no. Nelle lesioni che morfologicamente hanno un aspetto, beh, 4B, 4C o 5, la possiamo utilizzare come fattore associato, ok? Come reperto aggiuntivo, ma non a scopo decisionale. Può essere utilizzata nelle lesioni che hanno, nell'aspetto B-mod una possibilità di essere classificate come BayRaz-3 oppure come BayRaz-4A. E queste linee guida dicono che di fronte a eh, caratteristiche di malignità in tecnica strain o share wave con elasticità massima maggiore di 160, una lesione con caratteristiche BayRaz-3 andrebbe riclassificata BayRaz-4A. Viceversa come comportarsi di fronte alle barazze 4A suggeriscono due tipi di strategia: una strategia più conservativa, quindi di effettuare il downgrading da 4A a 3 solo in casi di elasticità massima inferiore a 30 kPa, ed una più aggressiva, quindi che sicuramente riduce notevolmente i falsi positivi, ma che di contro vi porta al rischio di falsi negativi, che è quella di downgradare da 4A a 3 in casi di valori di elasticità massima inferiore o uguale a 80. Queste altre linee guida della EFSUM sostanzialmente eh, indicano i livelli di evidenza nel poter effettuare il downgrading delle barazze 4A o l'upgrading delle barazze 3 molto in accordo con le linee guida precedenti. Se dobbiamo standardizzare però i referti e il nostro management dobbiamo per forza rifarci a quello che ci dice il Berazze, 3, il Barazze, vi ricordo l'ultima edizione del 2013, quindi attendiamo presto la prossima e vedremo che cosa dirà in atto, che cosa ci suggerisce. Ci suggerisce di poter utilizzare la valutazione dell'elasticità come fattore associato aggiuntivo nella nostra valutazione, ma di stare molto attenti a non fare, eh, diciamo, indirizzare le nostre decisioni sulla base eh, del, di, di quelli che sono i risultati. Cioè, sostanzialmente, se la lesione è assolutamente sospetta morfologicamente, chiaramente non dobbiamo utilizzare queste tecniche per decidere di non effettuare un esame estologico. Molti studi sono stati pubblicati nella valutazione sia della tecnica strain che della tecnica share wave, ehm, con evidenze di buoni risultati in termini di sensibilità e specificità. Questi sono gli studi principali quelli diciamo in cui eh, vengono, sono stati considerati dei campioni molto ampi, ripeto, le evidenze sostanzialmente sono a favore di un incremento della specificità, bisogna però stare attenti a non ridurre la sensibilità del nostro esame con l'utilizzo di queste tecniche, quello, eh, questa è diciamo, una valutazione dei, dei linfonodi, ne abbiamo già parlato ieri, la valutazione morfologica, anche in questo caso possiamo utilizzare la valutazione eh, della vascolarizzazione dell'elastosonografia, anche in questo caso con eh, sufficienti eh, criteri di accuratezza, i limiti principali quali sono? Sono tecniche non standardizzate, anche per quanto riguarda la share wave, che è una tecnica meno operatore dipendente, quello che viene consigliato in assoluto è di effettuare un automonitoraggio, quindi intanto di valutare quelli che sono i cut-off della propria casistica sulla propria apparecchiatura con il software dedicato, al termine del quale, dalla valutazione di questi cut off. Può eventualmente decidere di ehm, come poter utilizzare questa tecnica nella nostra pratica quotidiana, proprio perché questi cutoff non sono standardizzati non soltanto tra apparecchiatura e apparecchiatura, ma anche nell'ambito della stessa apparecchiatura. Quindi va utilizzata sì, ma con un automonitoraggio non può essere utilizzata per lesioni superficiali. Se la tecnica strain che la tecnica share wave tendono a dare eh, numerosi artefatti per le, tecniche, per le lesioni più superficiali, ma anche per le lesioni di maggiori dimensioni. Falsi negativi, sì, nei carcinomi particolarmente soft o di piccole dimensioni, nei carcinomi tutta in situ puri e nelle neoplasie mesenchimali proprio per il loro grado di eh, sofficità. Falsi positivi, chiaramente i fibrodenomi sclerotici o calcifici risulteranno più rigidi, così come le fibrosi, le liponecrosi ed anche il galattogelio. Bene. Ho cercato di essere più rapida possibile per dare più spazio alla presentazione della, della casistica. Il dottore Andreoli era reale, non era. Ah, io pensavo che, quindi ho accelerato. Va bene. Allora, se ci sono dubbi prima che passiamo alla casistica, ce li togliamo subito? Nessun dubbio. Ah, sono dubbio la Perfetto, la proprio bella, tu. Allora, con le lesioni molto voluminose, per adesso per comunque ampliare la casistica faccio che all'interno del box includo la lesione solo parzialmente in modo tale che ho sia parzialmente la lesione sia il tessuto circostante sì, sì. e lo faccio comunque perché tanto sono lesioni in cui non utilizzo la tecnica per valutare diciamo, la sensibilità o la specificità dell'esame mi servono solo per il calcolo dei cut off e quindi lo faccio comunque lo faccio in questo modo sì. va bene Vabbè, allora il gruppo cifaludese, come vi siete, come vi siete organizzati? Parlate tutti e tre. Sì, sì, Non contemporaneamente, no. Ah, va bene, allora. Okay. Allora, dove sono le posizioni? Dove non essere S? A ah,

Allora, buongiorno a tutti, eh, io sono la dottoressa Claudia Costanza e lavoro presso l'ospedale Gio di Cefalù. Grazie per l'invito, intanto, eh, vi presenterò tre casi che abbiamo visto eh, nel nostro ospedale. Allora, il primo caso riguarda una signora di 70 anni con gentilizio negativo per patologia tumorale mammaria. Con due gravidanze a termine che eh, si presenta al nostro cospetto per il primo controllo mammografico in seguito a comparsa di tumefazione clinicamente palpabile alla mammella di sinistra eh, da circa due settimane non dolente. Questa sarà la mammografia eh, 2D convenzionale appunto che effettuiamo. Notate qualche reperto sospetto. Noi abbiamo osservato a sinistra, al quadrante superinterno, un'opacità ovalare ad alta densità con un'associata distorsione parenchimale. A questo punto effettuiamo del radiogrammi in tomosintesi per vedere meglio appunto il margine della lesione e la distorsione parenchimale e appunto osserveremo appunto una distorsione parenchimale di circa 2 cm e un'opacità sottostante. Che birazza dareste? Noi abbiamo dato una categoria R5, Pertanto proseguiamo con un'ecografia. In corrispondenza appunto del quadrante superinterno di sinistra vedremo una formazione ipecogena disomogenea e ovalare polilobata, con margini sfumati e irregolari di circa 16x7 mm circa. La vascolarizzazione sarà minima al color Doppler e per il lesionale al MBflow. Pertanto attribuiremo un birass di tipo U5. Si richiede quindi l'agobiopsia. Prima, però, valutiamo la lesione anche quindi con, il nostro, ehm, con il nostro ecografo appunto, Samsung, col software S-Detect, che ci permette di avere un'informazione aggiuntiva appunto, sulla lesione. È un sistema CAD, come ha detto prima la collega Alessia Orlando. Che appunto ci permette di, in maniera dicotomica, di dare un'informazione sulle, le, sulle lesioni e classificarle come possibilmente benigne o possibilmente maligne. In modo particolare, tiene in considerazione alcuni parametri appunto che seguono il BIRATS, come la fo forma, l'orientamento, i margini, le, le caratteristiche posteriori e l'ecogenicità. In particolar modo, la nostra lesione è stata classificata come possibilmente maligna, eh, presentava dei margini appunto irregolari, un orientamento parallelo. E dei margini microlobulati e senza caratteristiche posteriori e con ecogenicità ipepogena. Dopodiché, abbiamo effettuato per, appunto con un'ulteriore eh, valutazione l'elastosonografia e abbiamo visto appunto che con la tecnica Strain avevamo una lesione essenzialmente eh, rigida poco elastica, e anche con lo sharewave avevamo appunto eh, concordava diciamo, la, pure con una lesione eh, particolarmente appunto eh, dura. Quindi sempre un'ulteriore un eh, conferma della nostra lesione come possibilmente maligna. Pertanto abbiamo effettuato un'agobiopsia eco-guidate ehm, e l'esito istologico è stato di carcinoma duttale infiltrante a medio, a medio grado di differenziazione, con recettori per estrogeni del 100%, del progesterone dell'80%, ER2 negativo e il Chi67 al 5%, quindi una B5. Pertanto abbiamo valutato il caso al consulto multidisciplinare e il, la proposta è stata di eh, effettuare una quadrantectomia con biopsia dell'infonato sentinella. Purtroppo non abbiamo poi i dati istologici definitivi perché ancora la paziente non, non è stata operata. Il caso numero due, eh, poi se qualcuno ha delle domande, non so se le vuole fare ora o alla fine. Il caso numero due riguarda invece una donna di 43 anni con familiarità per carcinoma mammario, la madre ha 58 anni. Eh, che ha effettuato terapia estoprogestinica per circa 10 anni negli anni precedenti e eh, si presenta nuovamente per una palpazione di una formazione nodulare in sedere retralerolare destra non dolente eh, di consistenza mh, non molto dura, diciamo morbida, da circa un mese. Questa sarà appunto la, la mammografia 2D sintetica e notate diciamo qualcosa mh, diciamo c'è una lesione abbastanza evidente eh, da un lato e dall'altro lato insomma qualcos'altro che ora vedremo a destra noi vediamo appunto un'opacità ovalare con margini regolari con un piccolo orletto mh, periferico di radiotrasparenza di circa 4 cm. quindi mh, diamo appunto quindi un barracks di tipo r3 mentre a sinistra notiamo un cluster di microcalcificazioni nel contesto di una sfumata opacità al quale daremo appunto un Baraz di tipo R4B. Facciamo l'ecografia e a sinistra, in corrispondenza appunto quindi delle microcalcificazioni, non, non abbiamo alcun corrispettivo ecografico, mentre a destra, Osserveremo una formazione anecogeno-ovalare con un contenuto iperecogeno nel contesto, margini sostanzialmente regolari e con vascolarizzazione sia intra che perilesionale. Questo è un'altra immagine ecografica B-MOD. Questa sarà appunto quindi la valutazione colorimetrica e vedremo che sia al color Doppler, che al power Doppler, che all'envy flow abbiamo una vascolarizzazione sia peri che intralesionale daremo appunto una classificazione di tipo U3 e eh, proponiamo comunque la gobiopsia. Eh, alla valutazione col software detect ehm, l'esito è di una lesione possibilmente benigna perché appunto eh, valuta una forma irregolare, un orientamento parallelo, margini e microlobulati e un rinforzo di parete posteriore con un aspetto eh, sia solido che cistico complesso. L'elastosonografia eh, sia con lo strain che con lo shear wave darà diciamo, una lesione mh, elastica, diciamo abbastanza eh, morbida. Pertanto facciamo la gobiopsia eco guidata e l'esito sarà di frustoli mh, di parentio mammario con iperplasia a cellule colonnari, un B3. Mentre a sinistra facciamo una gobiopsia con sistema VAB, con eh, guidato tomobiopsia, ago brevera 9 eh, gauge e l'esito sarà di frustoli di parenchima mammario sede di adenosi florida ed ectasia duttale qui diremo diciamo un B2 pertanto ehm, inviamo la paziente in consulenza chirurgica eh, per la lesione a destra in considerazione appunto delle dimensioni più che altro della lesione mentre a sinistra consigliamo una sorveglianza strumentale delle microcalcificazioni il caso numero 3 invece eh, riguarda una donna di 58 anni eh, con gentilizio negativo per patologia tumorale mammaria, con due gravidanze a termine, che segue regolarmente i controlli presso i centri mh, mammografici di screening e che arriva eh, presso il nostro eh, istituto mh, per effettuare un attacco del torace per tosse persistente da alcuni anni. Questa è la mammografia eseguita presso il centro di screening per la quale la paziente veniva richiamata. Poi dopo lo vedremo. Però per motivi diciamo, non ben precisati, la paziente non si presenta alla revisione e dopo due settimane circa arriva da noi per l'attack del torace, vedremo poi appunto per quale motivo sarà stata richiamata. Questa è l'attack del torace della, della nostra paziente che presenterà, come vedete a sinistra, in prossimità della parete toracica, una formazione nodulare caratterizzata da enhancement eh, dopo MDC. E contestualmente vedremo anche due nodularità polmonari eh, di 9-7 mm eh, nel polmone di, di destra. A questo punto quindi viene inviata in consulenza eh, senologica, noi faremo l'ecografia e osserviamo al quadrante medio interno di sinistra una formazione ovalare ipoecogena, sviluppo verticale, con margini sfumati, diciamo irregolari, con minima vascolarizzazione di circa appunto, 7 mm. Questa appunto quindi è la, la valutazione del power Doppler, con una minima vascolarizzazione perivisionale, e quindi daremo un BIRAZ U4C. Ritornando diciamo, alla mammografia precedente, abbiamo ipotizzato appunto quindi che il motivo del richiamo fosse questa sfumata opacità ovalare in sede profonda nei quadranti interni di sinistra. Pertanto effettuiamo l'agobiopsia ehm, eco-guidata e l'esito sarà di carcinoma duttare infiltrante scarsamente differenziato triplo negativo con chi 67 del 55%, quindi un B5B. A questo punto il caso viene inviato al consulto multidisciplinare che deciderà di effettuare in prima ipotesi una PET per valutare un'eventuale procedura interventistica eh, sulle lesioni polmonari e poi successivamente una valutazione chirurgica oncologica. La PET darà un intenso iperaccumulo in sede mammaria sinistra e in alcune eh, formazioni linfonodali, in sede sovraclaveare e sinistra, in, in sede sovra e sotto mh, carenale però non darà alcuna eh, iperfissazione a livello polmonare, probabilmente anche per l'esiguità delle, delle dimensioni pol polmonari, quindi non abbiamo diciamo, la certezza. La valutazione eh, chirurgico-oncologica, pertanto, deciderà appunto quindi di cominciare con una chemioterapia di prima linea e poi in base alla risposta mammaria in fonodale polmonare deciderà appunto quindi il, la prosecuzione dell'iter. Grazie. C'è qualche domanda? Tool. Grazie. Eh, è una sessione tutta oggi, eh? Che tocca Okay. Allora, buongiorno a tutti, sono la dottoressa Di Marco dall'Ospedale Gio di Cefalù, vi mostrerò sette casi. Allora, il primo caso è quello di una donna di 62 anni con familiarità per tumore della mammella riferito positivo da parte della sorella che giunge presso la nostra struttura per recente comparsa di tumefazione mastodina alla mammella destra. Alla visita si osserva la presenza di una grossolana tumefazione di consistenza duroligna con associata retrazione del profilo cutaneo. Effettua così la sua prima mammografia. Diciamo non ci sono molti dubbi, abbiamo questa grossolana a radiopacità in sede eh, retrorolare destra con retrazione del capezzolo, confermata anche nella proiezione medio-laterale obliqua, vi faccio vedere eh, un particolare della lesione, quindi una grossolana a radiopacità a margini spiculati con associata distorsione, eh, un 15 eh, R5. Effettuiamo contestualmente l'esame ecografico. Eh, L'ecografia mostra una grossolana ehm, area grosso, eh, ipoecogena a margini irregolari spiculati e ehm, con odombra posteriore. Eh, L'ES-DETECT, di cui abbiamo abbondantemente parlato, eh, ci rilevano una lesione probabilmente maligna, e eh, pertanto la eh, lesione presenta una vascolarizzazione. Interie intralesionale all'integrazione con le tre tecniche, quindi da sinistra verso destra, color, do, color Doppler, power Doppler ed MV Flow. Eh, la tecniche, le tecniche elastosonografiche mostrano una rigidità tissutale, quindi una rigidità della lesione, sia con la tecnica strain che con la shear wave, come possiamo vedere. La lesione viene sottoposta ad agobiopsia con ago da 14 e l'esito è di carcinoma infiltrante variante adenoidocistico triplo negativo con eh, un chi 67 del 2%. Eh, vi ho portato una review sul carcinoma adenoidocistico della mammella, non so quanti di voi ne abbiano sentito parlare, è una realtà abbastanza rara, parliamo di meno dello 0,1% dei tumori della mammella e eh, così come la sua variante della, delle ghiandole salivari, il carcinoma adenoidocistico della mammella origina da una popolazione duale di cellule luminali e mioepiteliali. Però, a differenza, diciamo, è per questo motivo appunto un tumore triplo negativo. Però a differenza della sua controparte salivare, è un tumore che ingenera una buona prognosi. In ogni caso, in relazione alle dimensioni della lesione, si concorda con la paziente in una mastectomia, che la paziente accetta. Il secondo caso è quello di una donna di 78 anni che accede al pronto soccorso della nostra struttura per dispnea, rialzo del didimero, viene sospettato pertanto un'embolia polmonare e la paziente viene sottoposta a un attacco torace con mezzo di contrasto con protocollo per embolia polmonare. La paziente non ha embolia polmonare ma come reperto accessorio viene riscontrata nella mammella di sinistra una ehm, formazione nodulare, ovalare, a margini sembrano sostanzialmente netti. Che però è dotata di contrast enhancement, come possiamo vedere dal posizionamento dell'eroi, pertanto si consiglia una valutazione sanologica. La paziente effettua quindi una mammografia presso la nostra struttura: è una mammella prevalentemente eh, fibra di posa, e a sinistra eh, possiamo notare la presenza di questa eh, radiopacità, a margini sembrano sostanzialmente netti. Questa è la proiezione obliqua, medio laterale obliqua. Vi faccio vedere il particolare quindi un ingrandimento. Una radiopacità ovalare a margini sostanzialmente netti, l'ecografia rileva la presenza di una, nella sede del suddetto reperto di una formazione ovalare disomogeneamente pecogena, con alcune lacune necogene nel contesto e, e, rinforzo, di parete, e sì, rinforzo di parete posteriore. La lesione, e, secondo lei si detetta una lesione probabilmente benigna, in virtù delle sue caratteristiche e l'assegnazione del del punteggio con, tramite BIRADS, la lesione presenta una vascolarizzazione peri- e intralesionale all'integrazione color, power, Doppler ed MVflow. Una lesione diciamo, sostanzialmente morbida. Alla fine, c'è forse qualche piccolo punto diciamo più rigido all'interno della lesione. Viene sottoposta ad agobiopsia e l'esito è di tessuto fibra di poso con ectasia duttale, metaplasia apocrina e adenosi. Una lesione benigna, dunque, va in contro follow-up. Allora, il terzo caso è quello di una donna di 79 anni che esibisce un esame mammografico eseguito presso altra struttura, che evidenzia a destra, al quadrante infero una radiopacità nodulare sospetta per lesione teroplasica. Vi faccio vedere la mammografia, quindi che non è stata eseguita da noi, è in cranio caudale, quindi è possibile vedere questa grossolana radiopacità, a destra, in sede ai quadranti esterni, in sede retorolare. La proiezione obliqua diciamo, non la comprende completamente, vi faccio vedere quindi questa proiezione con l'ingrandimento, quindi una radiopacità ovalare a margini in parte netti, e in parte sfumati, che viene sottoposta ad esame ecografico e possiamo vedere la presenza quindi di questa grossolana lesione disomogeneamente poi ecogena con una lacuna necogena nel contesto, orientamento ehm, verticale, quindi antiparallelo rispetto al piano cutaneo. La lesione viene sottoposta da cobiopsia, possiamo vedere quindi da questa immagine, ed è un carcinoma mucinoso della mammella. Il quarto caso è quello di una donna di 81 anni, che riferisce un trauma contusivo alla mammella destra, con comparsa di formazione nodulare dolente, di consistenza tesoelastica. Clinicamente, al quadrante super esterno, esterno centrale della mammella destra, si apprezza una formazione nodulare di consistenza fibra elastica, mobile, a margini netti e regolari. Vi faccio vedere la mammografia. Quindi abbiamo questa grossolana a radiopacità a margini sostanzialmente netti e orletto di radiotrasparenza con alcune grossolane calcificazioni, in, in alcuni casi pleomorfe e nel contesto. Questa è l'obliqua che conferma quindi il dato. Vi faccio vedere il particolare. Quindi una grossolana a radiopacità con orletto di radiotrasparenza e queste calcificazioni pleomorfe appunto nel contesto. L'integrazione ecografica rileva la presenza di una lesione disomogeneamente, fortemente poecogena, disomogeneamente poecogena per la presenza di una componente un po' più, un po più iperecogena nel contesto è un parziale rinforzo di parete posteriore. L'ES-DETECT rilevano una lesione possibilmente maligna. Questa, con la tecnica color dopper e power dopper non è stata evidenziata una vascolarizzazione significativa della lesione, mentre invece l'Enviflow mostra alcuni polivascolari, soprattutto nel contesto della componente più ipecogena centrale. Le tecniche la stessa qua c'è diciamo, un errore nel posizionamento dell'arroi, ve l'ho fatta vedere per, proprio per mostrarvi come c'è una componente più rigida che verosimilmente corrisponde a quella componente più ipecogena, confermata poi anche nella, nella Shear Wave. Quindi la lesione viene sottoposta innanzitutto a ehm, esame citologico con esito materiale osinofile e rari granulociti, in virtù però del fatto che comunque la lesione sembrava prevalentemente cistica è stata sottoposta direttamente a eh, asportazione, escissione chirurgica, e l'esito è di tumore filoide borderline con metaplasia cartilaginea ossea e muscolare. Eh, qua ringrazio il dottore Genova che è il responsabile dell'anatomia patologica della nostra struttura, ho voluto farvi vedere il pezzo operatorio quindi nell'immagine più a sinistra eh, vediamo i margini netti comunque della lesione, non ci sono caratteristiche infiltrative, nell'immagine invece più a destra con in particolare sulle, sulle calcificazioni. Questo invece è un particolare che mostra più a sinistra una differenziazione stromale classica con queste cellule diciamo più allungate e fusate, e la differenziazione muscolare invece della componente più centrale. E questa invece è la colorazione con SMA che sta per Smooth, smooth Muscle Actin, quindi actina per muscolo liscio che dà questa colorazione verde, quindi per confermare la componente muscolare della, della lesione. Il quinto caso è quello di una donna di 42 anni con una familiarità negativa per tumore della mammella e dell'ovaio, asintomatica, giunge per la sua prima ecografia. Viene riscontrata a destra una lesione ovalare, a margini netti, irregolari, ipoecogena e orientamento parallelo. Sembra mostrare forse pure un rinforzo di parete posteriore. L'ESDETECT ci conferma che potrebbe trattarsi di una lesione benigna. Le tecniche vascolari mostrano però una vascolarizzazione perilesionale e intralesionale, l'integrazione con tutte e tre le tecniche, forse un piccolo feed inverso è possibile vedere, quindi un vaso periferico che entra all'interno della lesione, una vascolarizzazione un po' più ramificata all'envy flow. L'elastosonografia e la shear wave invece mostrano una lesione sostanzialmente morbida. La paziente effettua quindi la sua prima mammografia che non è particolarmente dirimenta, una mammella estremamente densa, sia nelle craniocaudali che nella medio laterale obliqua, pertanto in relazione alla complessità diagnostica si sceglie di andare avanti con un esame di terzo livello che è la risonanza magnetica, che conferma al quadrante interno centrale della mammella destra la presenza di una lesione eh, tenuemente iperintensa nelle sequenze T2 pesate, dotata di enhancement post-contrastografico come possiamo vedere nell'immagine più a destra. Questa immagine mostra invece la sottrazione, quindi comunque una lesione che presenta enhancement, una curva intensità segnale tempo che tende a un, un wash in e un lievissimo wash out, la tendenza al wash out nell'ultimo nell minuto dello studio. La lesione viene sottoposta ad agobiopsia, focolai di carcinoma duttale in situ di basso grado G1, 70% recettori per estrogeni, progesterone 60%, chi 67,3%. Il sesto caso è quello di una donna di 58 anni con una famiglia negativa, eh, recente comparsa di tumefazione clinicamente palpabile al quadrante esterno centrale della mammella destra, effettua quindi una mammografia che mostrano ai quadranti esterni in sede profonda della mammella destra una grossolana radiopacità non completamente compresa nella scansione, perché è molto profonda, confermata eh, nella proiezione mediolaterale obliqua, vi faccio vedere in particolare. È una lesione quindi altamente sospetta anche da un punto di vista mammografico. All'ecografia abbiamo questa lesione ipoecogena, disomogeneamente ipoecogena a margini in parte sfumati, specie nel nella porzione più profonda, orientamento antiparallelo al piano cutaneo. La lesione mostra una vascolarizzazione, Peri e intralesionale con tutte e tre le tecniche. È una lesione dura, come possiamo vedere, quindi sia la tecnica s strain che con la shear wave. La lesione viene sottoposta a Gaubiopsia, un carcinoma adottale infiltrante G2G3 con 80% recettori per estrogeni, per ogestrone negativo, 20% che 67 è 2-2 più. Vi ho fatto vedere ancora immagine TAC con mezzo di contrasto. L'ultimo caso è quello di una donna di 69 anni eh, con familiarità per tumore dell'ovaglio positivo per, da parte della zia materna. Avviata dal centro di screening di Palermo, vi faccio vedere le immagini. Quindi chiaramente c'è cioè, presente diciamo, ai quadranti interni della mammella destra un addensamento asimmetrico. Confermato comunque ai quadranti superiori in medio-laterale obliquo, i faccio del particolare. Quindi è anche, mh, associata una distorsione, è stata descritta morfologia stellata. All'ecografia eh, questa formazione si configura diciamo, con un'immagine nodulare, disomogeneamente epocogena, come possiamo vedere, a margini in parte netti e regolari. Less Detect eh, la definisce come una lesione possibilmente benigna. In base alle caratteristiche BIRADS, la lesione presenta un piccolo polo vascolare perilesionale con tutte e tre le tecniche. L'elastosonografia mostra una lesione estremamente dura, possiamo vedere la componente blu centrale, con la reazione desmoplastica, quindi con una maggiore durezza del tessuto periferico confermato anche alla, eh, alla shear wave. La lesione viene sottoposta ad agobiopsia, si tratta di un carcinoma lobulare infiltrante G2, 70% recettore per estrogeni, 40% progesterone, chi 67 10% il 2-1 Grazie e l'attenzione. Se ci sono domande, prego. Sì. Perché onestamente, siccome si trattava del primo esame, il primo esame che la paziente faceva, la, per le ecco, parlando del BIRAZ, è stata definita come un BIRAZ3. Perché comunque aveva i margini netti, orientamento parallelo, certo aveva un'intensa vascolarizzazione, però in relazione anche, volevamo vedere magari se c'erano altre formazioni nodulari meritava di attenzione, allora abbiamo scelto di andare avanti. Con un esame di terzo livello, però comunque il sospetto restava e quindi l'abbiamo sottoposta. Ma onestamente, da un punto di vista ecografico, è stata classificata come BIRAZ3, quindi da linee guida doveva andare incontro a un follow up di sei mesi, in realtà. È stato a virgolette uno scrupolo in più, in qualche modo. Grazie.

Oggi vi presenterò una, tre casi. In realtà, sono dei casi ehm, che vediamo nella pratica quotidiana in cui ho aggiunto anche la risonanza, proprio per farvi capire che ehm, tutte le metodiche, la, la risonanza, l'ecografia, la mammografia, non sono dei compartimenti stagni, ma si completano l'uno con l'altro. Ed è questo è quello che succede tutti i giorni nel, nella pratica eh, clinica. Il primo caso che vi presento è quello di una. Donna di 58 anni in menopausa con un gentilizio negativo asintomatica. La signora esegue una mammografia di screening presso un centro radiologico eh, esterno del Messinese. L'operatore rileva la presenza di una, eh, in corrispondenza del quadrante superesterno di sinistra, di una millimetrica area focale nodulare con strie di raccordo periferiche con il parenchima mammario. Viene eseguita la tomosintesi. È molto bella anche questa immagine di tomosintesi, che effettivamente conferma la dignità della lesione. Anzi, ci permette di apprezzare in maniera eh, migliore, esaustiva, quelle che sono le spiculature periferiche. Dopo una breve valutazione ecografica, in realtà, la signora viene poi inviata a effettuare una risonanza eh, direttamente da, da noi. E con nostra sorpresa, eh, quello che rileviamo è la presenza di un minuto focus di enhancement in corrispondenza dell'opacità segnalata, ma oltre a questa, inferiormente e medialmente, si sì, evidenziano altre due, altri due millimetrici foci eh, di enhancement. Quello che eh, rileviamo sono dei foci con eh, un enhancement omogeneo e curve eh, dinamiche fondamentalmente di tipo 2, quindi con un rapido washing seguite da un plateau. A questo punto vogliamo vedere se c'è effettivamente una... Ehm, Corrispondenza con il dato ecografico e facendo una ecografia contestuale, vediamo che in corrispondenza del reperto principale abbiamo un'area ovalare. Si tratta di lesioni piccole effettivamente comprese tra 4 e 6 mm, suonatamente ipoecogena, con margini irregolari, frastagliati, non ben definiti, eh, con sbarramento acustico posteriore e non vi è un significativo incremento del segnale colore. Spostandoci, riusciamo anche a identificare le altre due eh, lesioni ipoecogene. Eh, Sottoponiamo la paziente ad agobiopsia: è un carcinoma duttale infiltrante della mammella di sinistra, ben differenziato, con componente in situ, è responsiva eh, con recettori positivi. Discussa eh, in maniera collegiale, la paziente è stata inviata a intervento chirurgico e sottoposta a quadrantectomia sinistra e la biopsia dell'infonodo sentinella. Contrariamente a quello che avevamo visto prima, l'istologico definitivo invece ha parlato di un carcinoma lobulare infiltrante, quindi non più duttale ma lobulare, multifocale di primo grado, con associate focali immagini di carcinoma intralobulare, sempre con recettori per gli estrogeni positivi al 100%, per il progesterone al 45% e il CHI 67 minore del 5%. Il secondo caso invece è quello di una donna eh, di 57 anni. Questo è un caso recente, proprio che ancora deve terminare il proprio eh, percorso con un gentilizio positivo. Eh, la madre ha avuto un tumore mammario. Nel 2002 è già stata sottoposta a un intervento a destra per mastopatia fibrocistica. Giunge eh, per la riferita recente comparsa di un nodulo a sinistra. Questo nodulo, ovviamente, è. Eh, già di, si apprezza all'esame ispettivo, deforma la mammella, all'ecografia abbiamo una voluminosa neoformazione al superesterno esterno di sinistra, circa 5 cm, ad ecostruttura francamente disomogeneamente ipoecogena, con margini frastagliati, irregolari, senza però evidenza al, di eh, segnale eh, colore. Esegue la mammografia che non faceva anche qua da tempo e abbiamo come corrispettivo quello di una voluminosa, radiopacità, spicolature periferiche, l'ispessimento del profilo cutaneo il cavo ascellare sembra apparentemente indenne di fronte a una eh, neoformazione di queste dimensioni così considerevoli è stato nel frattempo mh, deciso di effettuare una risonanza per valutare se vi erano altri foci, altre, ehm, altri focolai nella mammella stessa o nella mammella controlaterale Intanto vediamo anche la eh, struttura della eh, formazione che è, è di, disomogenea proprio per cioè una, una, eh, diversità, una intensità di segnale piuttosto disomogenea per la presenza di diverse componenti, l'infiltrazione del muscolo pettorale. Lo studio dinamico evidenzia una neoplasia che Estremamente disomogenea, un enhancement prevalentemente periferico perché invece vi è una componente centrale necrotico-colliquativa. Eh, Ma unitamente a questo troviamo anche il coinvolgimento dell'infonodo che non avevamo eh, apprezzato prima: un infonodo con morfologia rotondeggiante e una curva dinamica eh, di tipo 3. E inoltre riusciamo anche a determinare con la risonanza che vi sono delle localizzazioni della parete toracica in sede para sternale. La biopsia ha evidenziato un carcinoma aduttale infiltrante della mammella di sinistra a medio grado di differenziazione con recettori eh, negativi. La eh, paziente verrà discussa in riunione multidisciplinare e, eh, per la presenza di sospette metastasi linfonodali e a livello toracico, verrà. Probabilmente inviata una terapia eh, sistemica di prima linea neodiuvante per ridurre le dimensioni prima di un eventuale intervento eh, chirurgico. Infine, il terzo caso è quello di una giovane donna di 41 anni, non fa terapia ormonale, ha un gentilizio negativo, giunge per la recente comparsa di un nodulo a destra. È una paziente molto eh, magra, in cui questo nodulo proprio è appena per, si, si può percepire già ispettivamente è un nodulo estremamente piccolo, di circa 8 mm, anche qui possiamo vedere i margini, l'ecostruttura finemente disomogenea, i margini irregolari, frastagliati, non prende significativo incremento del segnale colore. La signora non ha mai effettuato una mammografia, quindi per valutare questa lesione effettuiamo una prima mammografia che è, è piuttosto complessa perché ci troviamo di fronte a un seno molto denso. È come corrispettivo, troviamo eh, della lesione ecografica al quadrante superesterno di destra, la lesione, eh, la formazione ovalare, x opaca, con un sottile orletto radio trasparente. E a sinistra, al quadrante superesterno, non so se sono mh, percepibili, si trovano delle micro calcificazioni. Quindi ci troviamo di fronte a un duplice aspetto da, eh, da dirimere, Dico, se effettivamente c'è un coinvolgimento anche del seno controlaterale. Quindi questa è la lesione e qua se si percepiscono ci sono delle microcalcificazioni. Sottoponiamo la signora a risonanza, la quantità di parenchima mammari è veramente esiguo, a sinistra non troviamo nulla, quindi le microcalcificazioni non, non hanno un corrispettivo, notiamo la lesione come è, è vascolarizzata, la curva di enhancement di tipo 2, eh, quindi abbiamo deciso di fare una a livello della mammella di destra e la prognosi non è stata molto fausta, si tratta di una neoplasia triplo eh, negativa, mentre a sinistra la paziente è stata inviata a Taormina a effettuare la VAB stereotassica, questo è un caso eh, del 2020, noi ancora non ci eravamo, dotati per, non eravamo ancora attrezzati per fare la, la stereotassi e il risultato ovviamente è stato di un'adenosi e di un'iperplasia fibroadenomatoide. Discussa in riunione multidisciplinare, è una lesione teroplastica mammaria destra, tripla negativa, senza linfoadenopatie sospette, la signora è stata inviata a terapia in adiuvante e poi finalmente a quadrantectomia con la biopsia del linfonodo sentinelle. Nonostante ovviamente la prognosi non sia delle più felici, a tutt'oggi la signora sta, sta bene. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono domande? Nessuna. Grazie. Bene. Allora, Laura, adesso abbiamo un ulteriore contributo che rappresenta un po' una pseudo eccezione alla regola che ci eravamo no, prefissati con l'amico Merlino, cioè di chiamare relatori solo siciliani in realtà dico pseudo eccezione perché laura è la responsabile della diagnostica senologica dell'ospedale San Carlo di Nancy a Roma ma è palermitana, puro sangue e quindi siamo, siamo in regola volevo dire che eh, dopo la collega eh, abbiamo pensato di saltare la pausa e fai la tua casistica così chiudiamo prima perché c'è gente che deve partire, quindi io penso che siete tutti d'accordo. Okay. Sto cercando la mia. La mia pennetta dove la trovo? Qua. Posso chiudere quello che c'è sotto? Allora, intanto grazie per l'invito, io ero qui in vacanza, però la settimana scorsa abbiamo fatto lo stesso corso al San Carlo da a Roma da me e il professor Andreoli ha detto visto che sei a Palermo <ride> e sono molto contenta di questo invito perché questa è la mia città e ho iniziato a studiare all'Università di Palermo, io poi me ne sono andata e tornarci da specialista è veramente un un'emozione non indifferente. Allora, per andare alla mia pennetta, dove vado? Sono io questa, giusto? Sì. sì. La sul desktop. La qua. Ecco, ecco. Lo devo mettere sul desktop. Allora, lei l'ha già copiato sul computer? O no, la copia. No, no, proprio la destra entra qua. Allora, ehm, apro, velocemente vi presento alcuni casi ehm, con l'intento di ehm, dare un, una, come dire, un, un, um, l'intento è quello di dirvi che le regole a volte non, sono, non bastano. Eh, Pertanto, oltre a mh, tutto ciò che in questi due giorni avete imparato e di cui si è parlato, eh, a volte bisogna un po' uscire fuori dagli schemi e cercare di fare un ragionamento in più per, eh, con l'intento del problem solving. Anche perché certe volte da noi arrivano eh, delle donne come... Second opinion, richiesta di second opinion, eccetera. Quindi, per esempio, questa giovanissima paziente era, era tanto tempo che andava in giro con delle formazioni cistiche, bilaterali in un seno molto piccolo, molto dolenti, e eh, periodicamente fa faceva addirittura un'ecografia ogni tre mesi, ehm, in altra struttura, eh, perché? Queste formazioni cistiche erano molto dolenti, le davano tanto fastidio e, eh, diciamo, non aveva trovato la soluzione al problema. Allora, che cosa ci deve venire in mente? Che magari non sono proprio delle formazioni cistiche, cose nel, che nella pratica quotidiana bisogna pensare. Quindi, sono formazioni cistiche o sono delle ectasie cistiche duttali? Quindi, cosa facciamo? Andiamo a cercare lungo i dotti con tanta pazienza se c'è qualcosa che può ostruire questi dotti, come in questo caso, c'era un papilloma intraduttale, come potete vedere in questa immagine, pertanto la paziente è stata poi operata e ha risolto il suo problema, perché il suo problema era questo, cioè c'era un ostacolo alla clearance del dotto, pertanto c'era tutta una stasi a monte e lei con eh, Dopo questa, dopo questa cosa ha risolto il problema. Allora, questo è un caso particolare perché questa è una mammografia del 2016. La freccetta si vede? Allora, sulla sinistra, 2016, 2018, 2019. C'è, cioè, come vedete, un'opacità che sembra sempre stabile di, per dimensioni. Ma quello che non mi convinceva è che nel tempo aveva modificato la sua densità, cioè era diventato più denso, semplicemente quindi la richiamo, questo è uno screening, la richiamo, faccio l'ecografia e l'esame ecografico mi diceva questa cosa, mi diceva che c'era una lesione ipecogena molto piccola, ma comunque delle, con delle caratteristiche eh, che mi possono farla, eh, mettere in una categoria by rads almeno un 4A, perché il sospetto è lieve, perché c'è la stabilità, ma c'è il sospetto. Quindi la, faccio, la sottopongo a biopsia ed era un carcinoma adottale, low grade chiaramente, perché era rimasto stabile nel tempo, però era un carcinoma adottale. Eh, questo per farvi vedere quanto alcune tipologie eh, istologiche sono di difficile visualizzazione e individuazione all'esame ecografico. Eh, in mammografia vediamo questa minutissima area con eh, accenno a distorsione. E all'esame ecografico, dove vedete in basso a destra, è di difficile visualizzazione, perché in realtà non c'è una lesione vera e propria, ma quello che vediamo è una disomogeneità delle strutture connettivali, quasi una sfumatura e nemmeno tanto un'interruzione e chiaramente questo era un lobulare. Questo è il caso di una paziente di 50 anni senza familiarità, guardate che lesione stranissima. Non, sta, non, la, non rientra in nessuna di quelle categorie, di, quelli, di quei, quelle immagini tipiche che ci aspettiamo per tumore mammario. Quindi ehm, avete idea di cosa possa essere una lesione del genere? Considerate circa 5 cm, ehm, non infiltrante, eh, con caratteristiche di tipo espansivo, con delle aree iperecogene, quasi capsulata, ben capsulata. Ho pensato anch'io la stessa cosa, questa era la, la mammografia, Due, questo è aprile, in mezzo abbiamo aprile, è ottobre, guardate in pochissimi mesi che lesione enorme, quindi ho pensato anche a questa cosa, ha detto il sarcoma, la, la collega, e invece era un linfoma primitivo della mammella. Con un chi 67 del 96%, impressionante. Infatti, la crescita è stata esponenziale in pochissimi mesi. Allora, questa paziente, ehm, paziente 81 anni, ma che sembrava ne avesse 75, bellissima donna, sempre molto curata, sempre i suoi eh, controlli annuali molto regolari. Questa damografia ci dice qualcosa? Chiaramente, nonostante abbia 81 anni, è anche abbastanza fibroghiandolare ancora, ma in realtà diciamo, non ci dice più di tanto. La paziente chiaramente viene da sempre da me visitata perché le mani sono la prima cosa, si sdraia, e sulla costa, sul solco mammario inferiore a destra, quindi quasi una lesione extra mammaria, vedo. Una tumefazione con cute mo morbida, non alterata, senza retrazione. E questa è la lesione mammaria. Un piccolo carcinoma lobulare. Se avesse fatto solo la mammografia non avremmo fatto la diagnosi. Col seno di poi poteva essere quella piccola opacità che vediamo nella laterale solamente, c'è la mia testa, ma sarebbe stato molto difficile. Allora, questo caso ve l'ho portato per farvi capire quanto a volte l'iter non è sempre facile. Questa paziente veniva con, delle, con una storia di mastiti recidivanti trattate dal suo medico di base. Eh, con terapie antibiotiche fatte per 2, 3, 4 mesi eh, con una eh, riduzione del sintomo, ma con un'esacerbazione successiva all'interruzione della, della terapia, chiaramente. Quindi, finalmente, a qualcuno viene in mente che ci potesse essere qualcosa sotto. Quindi fa la mammografia, come possiamo vedere, c'è. Eh, non ci aiuta molto proprio nel, nella componente ghiandolare perché era una paziente con una mammella già di per sé densa, però in realtà se, se ci riflettiamo la densità è un po' strana. Chiaramente c'è la componente di eh, spessimento tissutale, ma tipico delle mastiti, con questi linfonodi rotondeggianti molto densi nel cavoscellare. Allora, le faccio la risonanza perché? Perché ecograficamente non si distingueva nessuna lesione, c'era un edema diffuso, un ispessimento della cute, ma non si trovava la lesione, ma ero certa che ci fosse qualcosa sotto. Quindi, prima di fare una biopsia random, che mi non, magari non mi avrebbe portato alla diagnosi, ho fatto una risonanza a fine terapia per capire dove andare a pungere epocograficamente. E quindi, in questo caso, la risonanza mi ha aiutato. Come mappa per trovare la lesione a livello ecografico e biottizzarla. Ed era un carcinoma adultare infiltrante in mastite carcinomatosa. Questo è un caso particolarissimo che mi ha fatto pensare di lasciare la senologia <ride> a un certo punto, paziente di giovane di 45 anni, con questa lesione ecografica che in realtà. Non ci dice granché perché rispetta anche i piani, rispetta lo stroma, il connettivo, non è infiltrante, non, è, non ha le caratteristiche tipiche di una lesione tumorale una mammella complessa per cui c'erano anche altre aree mastosiche, adenodisplasiche, eccetera, con aspetto ecografico adenodisplasico, questa poteva essere chiaramente facilmente scambiata per un'area di adenosi, di mastopatia, fibrosocistica, eccetera, perché aveva anche delle microcisti nel contesto. Non mi fido perché, perché sempre con le mani io sento un'atomefazione che non, non mi piaceva. Quindi le faccio una risonanza e spuntano fuori queste due lesioni vicine quella più grande, è quella che palpavo, quella anteriore non la palpavo, quindi le faccio la biopsia. Le faccio la biopsia ed era un linfoma primitivo della mammella. È molto diverso da quello che abbiamo visto prima e la spiegazione c'è: perché questo era un linfoma a cellule T e quello era un linfoma a cellule B. E l'anatomo patologa, che io sono andata a disturbare, mi ha detto è facile che questa cosa succeda perché si comportano in maniera diversa: uno in maniera un po' infiltrativa, più infiltrativa, uno in maniera un po' più coesiva ed espansiva. Se ho altri due minuti, vado avanti, se no mi fermo. Due minuti, benissimo. Questo è un caso che mi ha lasciato un po'. Eh, mi ha fatto rimanere un po' male una paziente molto giovane, 33 anni, senza familiarità in una mammella estremamente complessa. Eh, si, vede, si vede questa lesione irregolare, ma con delle aree anche cistiche vicine che erano sparse su tutta la mammella, ma tra in tutta questa complessità questa era un'area che chiaramente non ci piace, giusto, perché è irregolare. Ehm, non è cotenua, ma ehm, i contorni sicuramente non sono, non sono eh, irregolari e l'ecostruttura è disomogenea. Non c'erano spot vascolari significativi nella lesione, la nell stossonografia era dubbia. Faccio la risonanza e oltre con la lesione, purtroppo, ne vengono fuori molte, molte altre. La paziente l'avevo già sottoposta a biopsia su questa lesione e un'altra vicina, e purtroppo era un triplo negativo. Vi lascio con questa immagine perché questa paziente veniva da me come second opinion eh, dopo aver fatto una risonanza magnetica che le dava un probabile fad, perché la dinamica era di tipo benigno. Ma com'è questa lesione all'ecografia? Perché qualcuno ha pensato ad un fibrodenoma? Ma soprattutto abbiamo quello che mi piace sempre fare è la storia del nodulo. Questo nodulo c'era? Non c'era? Quanti anni ha la paziente? Perché deve spuntare improvvisamente un nodulo a 42 anni, di 17 mm? Quindi sono tutte domande che ci dobbiamo fare. Quindi il BIRASS, sicuramente tutte le, le caratteristiche, tutta la semiotica del BIRASS è fondamentale. Ma il nostro ragionamento deve comunque essere supportato dalla storia del nodulo, dalla paziente che abbiamo davanti, dall'età della paziente, e quindi fare tutto un ragionamento clinico e di semiotica che deve essere un tutt'uno per essere più conclusivi possibile. Perché quello che ci viene richiesto è assolutamente essere chiari e conclusivi. E vi ringrazio. Avete domande? Secondo caso di linfoma da brividi. E da brividi, peraltro questa paziente eh, era in pieno lockdown, considerate. Quindi era molto è stato molto difficile per lei trovare qualcuno che la visitasse. Però da me è arrivata proprio con tre mesi di ritardo. Questi tre mesi hanno consentito a questo tumore di esplodere perché eh, da pochi centimetri poi con un T67 di 96% è chiaro che la lesione ha avuto il tempo di, di diventare molto grande quindi alla diagnosi era 6 centimetri. Però la paziente sta bene, mm -hmm. questo è importante, anche l'altra dell'infoma sta molto bene. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie mille veramente, Stare, essere qui è, è stato bellissimo. Eh, nel frattempo Rabbiolo è venuta, è arrivata. E lo coco, vi prendete... Dai. Grazie. Ah, bene. <ride> sì, te lo Grazie. Un qua. Allora, date le condizioni di luce, io vorrei consigliare anche nelle ultime file di avvicinarsi tra i discenti, perché qualche sedia più davanti c'è. Perché avete essere difficoltà a vedere alcune sfumature dettagli, se mammografia, cinecografia. Ci eh, sono tre, quattro, cinque sedie libere, non ha senso stare così lontani. Ok, mi sposto un po'. E allora, andiamo alla nostra casistica. Io cercherò di essere un po' più interattiva, sperando che la cosa non vi disturbi, ma che vi faccia piacere. Allora, passiamo a questo primo caso, donna sintomatica di 63 anni, due proiezioni medio-laterali oblique. Notate qualcosa? Mammella destra, densamente asimmetrico, con una distorsione caratterizzata da delle strie radiopache abbastanza lunghe. Non so se si può vedere il puntatore, no? Sì, no, perfetto, aspetta. Ecco qua. Io non lo vedo, per vederlo devo girarmi. Ok, quindi questa, siamo d'accordo. In cranio caudale l'unica cosa che vediamo a destra è un'ulteriore asimmetria, qui, ai quadranti esterni in profondità. Questo è un dettaglio e chiaramente diamo un Bairaz 4, Ma andiamo a guardare gli esami precedenti. Quindi abbiamo l'esame del 2018, vedete come nell'arco di un anno, se guardate la proiezione medio-laterale obliqua, questa lesione era già presente e non era stata eh, attenzionata. Era presente la distorsione ed era presente la simmetria. Probabilmente nella proiezione craniocaudale del 2018 non era stata evidenziata perché non era stata effettuata correttamente la proiezione mammografica. Quindi notiamo questa stabilità dimensionale ad un anno. Forse l'unica cosa che notiamo. Quando andiamo a valutare le medio laterale, oddico è un incremento in densità della simmetria. Eh, mi rifaccio quindi al caso presentato anche dalla collega: quando ritrovate un'immagine che ha delle caratteristiche morfologiche sospette, la stabilità dimensionale non deve essere un criterio che vi deve portare ad allentare l'attenzione. Perché esistono tumori infiltranti che hanno un bassissimo chi 67, e quindi è normale che nell'arco di un anno non notiate dei particolari, delle particolari. Di variazioni dimensionali. Però, per quanto riguarda magari soprattutto eh, diciamo, i radiologi in aula, questa distorsione che vedete in proiezione meteorolaterale obliqua con queste strie radiopache, abbastanza lunghe, lunghe ed intervallate da strie invece radiotrasparenti, oltre ad una lesione maligna, cosa avrebbe potuto suggerirvi, una radial scar. Quindi in questo momento per noi la diagnosi differenziale era tra una lesione menigna ed una cicatrice radiale. Andiamo però all'ecografia. All'ecografia quello che si nota nella stessa sede è la presenza di quest'area marcatamente ipecogena con un importante conodombra posteriore e margini assolutamente indefiniti, con un pattern in realtà... Eh, adesso, questa è soltanto un'immagine 2D, però in vivo vi devo dire non proprio nodulare un'area, però in realtà all'esame clinico, in effetti, nella stessa sede era presente un addensamento palpabile. Quindi, dopo aver visto questa immagine ecografica in accanto all'immagine mammografica e la stabilità dimensionale, verso cosa vi orientate? adenosi sclerosante, cicatrice radiale, quindi comunque lesioni sclerosanti complesse che sono comunque benigne, che tendono a presentarsi all'imaging come lesioni maligne o per una probabile lesione maligna. Alzi la mano chi pensa ad una, comunque ancora alla possibilità che si tratti di una adenosi sclerosante, alzi la mano chi pensa che sia una maligna, non ha alzato le mani nessuno, né per la prima né per la seconda, siete troppo timidi. Vabbè ma tu... Va bene, però vi voglio più reattivi per le prossime. Abbiamo utilizzato la ShareWave che ha eh, indotto comunque sospetto di malinità, anche se vi ricordo per quello che vi ho spiegato prima, che nelle lesioni sclerosanti comunque avremo un pattern di rigidità, quindi non era un elemento utile per la diagnosi differenziale. Abbiamo fatto la risonanza magnetica e, e come vedete abbiamo un mass enhancement anulare periferico e questo chiaramente ci induce a eh, confermare il sospetto diagnostico di una lesione maligna, che è stata bioptizzata e il risultato è un carcinoma lobulare infiltrante con un K-67 molto basso del 3%, che ci va a giustificare la stabilità dimensionale di un anno. Altro caso, donna di 27 anni, familiarità di primo grado positiva, ebbe RCA2 positività recentemente accertata, questa era la sua prima ecografia mammaria. Ribadisco, 27 anni, ci troviamo di fronte a eh, questa eh, lesione ipoecogena ovalare polilobata, margini assolutamente circoscritti. Quindi, morfologicamente, sulla base delle categorie VRAZ è una classica VRAZ3. Aggiungiamo la valutazione della vascolarizzazione al color e power Doppler e non notiamo la presenza di vascolarizzazione. Aggiungiamo la valutazione strain e share wave. Alla valutazione strain eh, la lesione mostra caratteristiche di benignità, mentre sorprendentemente alla valutazione share wave invece mostra una certa rigidità intralesionale con valori di elasticità massima intorno ai 100 kPa. Viene effettuata la risonanza magnetica perché la paziente era una paziente BRCA2 positiva. E quello che eh, notiamo è la presenza di un mass enhancement assolutamente omogeneo, non visibile eh, alle sequenze morfologiche in T2 e STIR, e comunque caratteristiche in atto secondo queste sequenze morfodinamiche di benignità ma quindi queste correlazioni sia alla sequenza dinamica, sia al bimod, che alla strain, che alla valutazione delle curve, una curva di tipo 1 che per chi non si occupa di risonanza magnetica, sostanzialmente la lesione si caratterizza per un aumento di tipo progressivo che ha una maggiore probabilità di essere benigna, ma non la certezza di essere benigna. D'altro canto, invece, ci ritrovavamo Sospetto eh, di etero, diciamo una lesione sospetta alla tecnica share wave, è sospetta alla valutazione in DVI. La DVI è una particolare sequenza della risonanza magnetica che va a valutare la restrizione della diffusi diffusività delle molecole d'acqua, che tende a essere presente chiaramente nelle lesioni tumorali maligne. E eh, questa piccola lesione che aveva tutte le caratteristiche per poter essere eh, classificata come una lesione di tipo benigno, invece mostrava un certo grado di restrizione alla DVI che non ci aspettavamo. L'esame estologico è stato effettuato su una co guidata e eh, quello che abbiamo riscontrato era un carcinoma lobulare in situ G1-luminal A. E qui la stessa riflessione che ha fatto la collega. Probabilmente siamo andati avanti perché, perché la paziente è una paziente BRCA2 positiva paziente che quindi comunque doveva fare la sua risonanza magnetica ma probabilmente solo sulla base dell'ecografia mammaria anche dell'ecografia mammaria multiparametrica avremmo dato il follow up a 6 mesi follow up a 6 mesi che comunque probabilmente non avrebbe modificato la prognosi comunque di qualunque paziente di fronte a un carcinoma lobulare in situ G1, Luminal A però chiaramente assolutamente è eh, molto importante identificare sempre le lesioni il più precocemente possibile Altro caso, donna di 35 anni, giovane, no familiarità, modesto addensamento palpabile di consistenza parenchimatosa, attenzione al quadrante supero-interno sinistro, con secrezione provocata dal capezzolo sinistro, anche spontanea, pluriodifiziale e trasparente. L'ecografia mammaria viene effettuata su richiesta del medico di medicina generale, quindi il reperto palpabile esclusivamente al quadrante supero interno sinistro sotto forma di addensamento di tipo parenchimale. E quello che riscontriamo all'esame ecografico è nella stessa serie dell'addensamento, semplicemente un quadro di ectasia duttale, un po' più importante rispetto alla mammella controlaterale, ma comunque eravamo di fronte a un quadro di ectasia duttale bilaterale. E poi in più troviamo ai quadranti esterni la presenza di questo nodulo ipoecogeno, a margini prevalentemente circoscritti, più che ipoecogeno dire addirittura isoecogeno, perché è isoecogeno quasi è all E allora, questa volta però, le mani le dovete alzare. <ride> su quale categoria assegnereste sulla base delle immagini ecografiche B-Mod alla fine di questo esame ecografico, ricordandoci che per ByRaz 2 intendiamo ehm, reperti certamente benigni, quindi che non necessitano di ulteriori valutazioni. Qualcuno darebbe questa categoria? No. ByRaz 3, cioè reperti probabilmente benigni, quindi significa che ipotizziamo che la lesione ai quadranti esterni sia un probabile fibrodenoma, e che l'ectasia duttale che riscontriamo ai quadranti interni sia probabilmente un quadro benigno, Bayerazze 5 chiaramente sospetto, Bayerazze 4 diverso eh, grado di probabilità di sospetto per eteroplasia. Qualcuno assegnerebbe un Bayerazze 3? Nessuno. Quindi tutti pensate che sia un Bayerazze 4? Per tutti è un Bayerazze 4. Abbiamo effettuato la valutazione della vascolarizzazione che anche in quel nodulo eh, ovalare polileobato comunque mostra una eh, accentuata vascolarizzazione della lesione anche intralesionale e eh, a livello dell'ectasia duttale soltanto con l'imaging microvascolare troviamo un reperto che non ci aspettavamo che era quello di una eh, accentuata vascolarizzazione. Quindi questa è la valutazione con la rassosonografia di tecnica strain, reperto nodulare che si mostra molto rigido alla valutazione semi-quantitativa dello strain ratio, non nella valutazione qualitativa, e il non masse quindi, quindi l'ectasia duttale, che invece mostra mh, sorprendentemente un certo grado di rigidità. Stessa cosa l'Esher wave, in maniera particolarmente accentuata a livello dell'ectasia duttale, un reperto che non ci aspettavamo. Quali sono le vostre ipotesi diagnostiche sulla base della valutazione BIMOD della clinica? Quindi vi ricordo che ai quadranti esterni non eh, si avvertiva nulla all'esame clinico, ai quadranti interni si avvertiva un semplice addensamento parenchimale asimmetrico rispetto quindi alla mammella controlaterale e questi reperti ecografici, valutazione della vascolarizzazione, strain e shear wave quindi la lesione ai quadranti esterni potrebbe essere un fibrodenoma a caratteristiche per etroplasia caratteristiche per papilloma e questa ectasia duttale è un'ectasia duttale a contenuto corpuscolato come tutte quelle che siamo abituati a vedere nelle pazienti potrebbe essere una papillomatosi un carcinoma duttale in situ chi vota però dovete votare <ride> Chi vota B, alti così che se no non vi vedo anche perché io sono bassina. Chi vota C, alti sempre perché non vi vedo. E chi vota D. Ok, quindi prevalenza B e C. Bravi. Esame di risonanza magnetica, i quadranti esterni, il massenanzamento mostra una morfologia un po' più regolare rispetto a quello che si evidenziava in ecografia, addirittura con margini talora spiculati. La curva era una curva di tipo 2, ma vi voglio ricordare che questa valutazione delle curve in risonanza magnetica, soprattutto per i non addetti ai lavori, quando li leggete nel referti, non sono, sono dei reperti aggiuntivi, non sono dei reperti che ci fanno fare diagnosi. Cioè trovare una curva di tipo 1... Di tipo 2 o di tipo 3 non è eh, assolutamente indicativo di una diagnosi di sospetto pereteroplasia o meno, perché i carcinomi lobulari possono presentare una curva simile alla curva di tipo 1, non è anzi di tipo progressivo, e eh, allo stesso modo perché la maggior parte dei fibrodenomi pervascolarizzati, ma anche dei carcinomi, possono mostrare comunque una curva di tipo 2, senza il classico washout delle lesioni maligne. Quindi trovare una curva di tipo 2 in una lesione che morfologicamente sembra benigna. E non fare una valutazione complessiva, come ha detto la collega, dell'esame clinico, della mammografia, dell'ecografia, un secondo look ecografico, è assolutamente eh, insufficiente. È insufficiente. Quindi questo piccolo mass enhancement eh, mostra eh, un, un enhancement spiccato con eh, margini irregolari restrizione alla diffusione. Mentre per quanto riguarda eh, il corrispettivo e risonanza di quell'ectasia aduttale, che stranamente mostrava un incremento alla rigidità dell'accentuata vascolarizzazione, abbiamo questo classico non mass like a distribuzione segmentale che si associa anche ad una restrizione alla sequenza in diffusione. La diagnosi definitiva è stata di carcinoma duttale infiltrante, quello ai quadranti esterni, e tutto il sistema duttale dei quadranti interni, invece, era caratterizzato da un carcinoma duttale in situ G2. Quindi, questo caso per insegnarci cosa, in questo momento, noi vi stiamo presentando dei casi per cui è facile eh, soffermarsi a pensare che dietro l'angolo ci sia chiaramente la sorpresa, però nella vostra quotidianità l'ectasia duttale è un qualcosa che vi ritrovate a riscontrare frequentemente e frequentemente dovete capire che significato ha questa ectasia duttale. Se un'ectasia duttale simmetrica che si presenta in entrambe le mammelle chiaramente tende ad essere un reperto meno sospetto diventa più sospetto quando queste ectasie duttali mostrano magari un'architettura un po' irregolare rispetto al solito in un'ectasia duttale normale non mi aspetto un'accentuata vascolarizzazione mentre per quanto riguarda l'incremento della rigidità in realtà in un'ectasia duttale a contenuto corpuscolato la posso ritrovare quindi non deve essere questo un elemento sospetto vi ricordo che anche il galattogel risulta essere rigido all'elastosonografia quindi non è quello l'elemento, l'elemento è la clinica. Un quadro di ectasia duttale con un addensamento palpabile per voi deve essere comunque tendenzialmente sospetto fino a prova contraria. Eh, eh, chiaramente, poi, se questo contenuto corpuscolato mostra delle caratteristiche di vegetazione intraduttale, allora il sospetto diventa ancora più importante. Quindi, sempre cercare di correlare la clinica, l'esame mammografico e il resto. E eh, ovviamente, la paziente è stata sottoposta anche a mammografia che eh, non evidenziava nulla di particolarmente importante. Quindi, in questo caso, la clinica, l'esame ecografico erano stati comunque importanti per raggiungere una diagnosi anche in una donna di 35 anni, donna che se fosse stata. Eh, su mani, eh, magari di colleghi con meno esperienza, meno abituati a rilevare segni minimi, probabilmente sarebbe andata a follow up. Ok, altro mammografia, donna di 43 anni, addensamento palpabile al QSE esteso eh, ai quadranti superocentrali di sinistra. Quindi vedete chiaramente in questa mammografia, nella mammella sinistra, la presenza di questo addensamento associato a distorsione e nell'immagine eh, in cranio caudale si vede un segno, eh, che è il segno della presenza di un centro radiotrasparente che di fronte a questo tipo di reperti ci porta a pensare comunque alla possibilità che non si tratti di una lesione neoplastica ma che si possa trattare di una lesione sclerosante complessa, denosi sclerosante, cicatrici e radiali. Fattore che comunque non ha un valore predittivo negativo del 100%, perché i carcinomi lobulari infiltranti, proprio per il loro pattern di crescita, comunque possono non sempre crescere solo sotto forma di massa, ma come vi ho detto ieri, sotto forma di queste ragnatele, queste spider web. Per cui, tra il tessuto neoplastico, tra eh, diciamo le varie di tessuto neoplastico, è comunque possibile per di ritrovare del grasso. E quindi questo chiaramente poi si ripercuote sulla mammografia. Esame ecografico. Questo è quello che ritroviamo nel, eh, du, nei due orientamenti della sonda: in alto a sinistra l'orientamento antiradiale, a destra l'orientamento radiale. Sostanzialmente, nel complesso, in questo caso sarebbe stato carino avere l'ABUS per avere davvero idea del volume della lesione, l'immagine ecografica. Nel complesso vi dico che eh, quello che evidenziavamo era una lesione con un aspetto assolutamente stellato. Quindi vedevamo queste propaggini ipoecogene. Allungate in senso radiale e più brevi invece in senso antirradiale. Effettuiamo la valutazione Doppler e evidenziamo la presenza di qualche spot vascolare all'interno. La valutazione dell'elasticità con strain ratio eh, era sospetta, non lo era la valutazione qualitativa, e eh, invece con l'asher wave il grado di sospetto era altissimo non solo per la valutazione del parametro IMAX, ma anche per il tipo di pattern colorimetrico, rigidità tissutale e rigidità perilesionale. La paziente effettua quindi risonanza magnetica e alla risonanza magnetica quello che vediamo è, è questo enhancement assolutamente disomogeneo con la stessa morfologia che poi era presente in ambito ecografico. E poi è stata effettuata una VAB su guida stereotassica, in questo caso abbiamo scelto di effettuarla. Su guida stereotassica perché eh, a nostro giudizio la mammografia era più rappresentativa della lesione, quindi ci poteva consentire di avere dei campioni tissutali eh, più idonei per la valutazione eh, della lesione. E il risultato è stato di un quadro di iperplasia duttale tipica, cellule colonnari e focolari ATP epiteliale piatta l'evidenza del core fibrolastosico. Quando di fronte a un esame istologico trovate l'evidenza del core fibrolastosico, questa è una caratteristica proprio istologica della cicatrizia Radiale, che poi di per sé si può comporre anche della presenza di iperplasia luttare tipica, iperplasia a cellule colonnali. In questo caso, l'unica tipia rilevata alla VAB era la tipia epiteliale piatta. Considerato, quindi, stiamo parlando delle lesioni B3, alla VAB chiaramente questa lesione non è totalmente eliminabile, quindi, non, non era possibile fare una VAE su questa lesione, in considerazione la tipia epiteliale piatta, e fermarci lì. Doveva per forza andare incontro poi a resezione chirurgica, che comunque, per fortuna, per la paziente ha confermato il quadro di cicatrice radiale e il grado massimo di atipia riscontrata è stata la tipia epiteliale piatta. Quest'altra lesione. Allora, abbiamo una donna di 50 anni con una storia di massectomia destra, 46 anni per carcinoma luttale infiltrante, multicentrico, mammella destra, triplo negativo. L'ultima mammografia effettuata presso altra, altra Sede sei mesi prima, categoria Bera 1 il controllo ecografico sempre presso Altra Sede sei mesi prima eh, deponeva per un quadro eh, di benignità con al massimo qualche millimetrica cisti corpuscolata. Questi erano i referti agli esami precedenti. La signora, però, dopo questi sei mesi fa il controllo da noi, era la prima volta che lo osservavamo. E al quadrante superesterno sinistro quello che troviamo è questa lesione ipoecogena polilobata a margini del tutto indefiniti. Quindi andiamo a rivalutare gli esami dei sei mesi precedenti. E in particolare, da cosa dobbiamo partire? Dall'esame di primo livello, che è la mammografia. Guardiamo la mammografia di sei mesi fa e non riscontriamo assolutamente nulla di sospetto. Vi aggiungo anche che non, non si notavano neanche delle particolari opacità che facessero pensare a un quadro con presenza di cisti corpuscolate grossolane, quindi ipotizziamo che probabilmente queste piccole cisti corpuscolate di cui parlavano i colleghi erano proprio delle, delle robe mime di pochi millimetri. Che cosa facciamo a questo punto? Riflettiamo, come ha detto la collega la Barbera. Questa è la mammografia di sei mesi fa, ho un referto di cisti corpuscolate, faccio la valutazione multiparametrica, cisti corpuscolate non possono essere, perché è vascolarizzato, categoria barazzo 4A, in parte i margini sono circoscritti, in parte non lo sono, potrebbe essere un fibrodenoma che era già presente e che, del quale non possiamo però valutare la stabilità dimensionale. Completiamo la nostra valutazione multiparametrica. Alla valutazione con l'elastosonografia con tecnica strain, questa deponeva per una lesione tipo benigno, invece la shell wave per una lesione di tipo maligno. Cosa dobbiamo fare ragazzi, anche se sono passati soltanto sei mesi? Io ho deciso di ripetere la mammografia. E in effetti la mammografia ha evidenziato la comparsa. Di questo nuovo addensamento simmetrico al quadrante superesterno sinistro nell'arco di soli sei mesi. Quindi questa lesione non era assolutamente presente. Anche in questo caso, se qualcuno si fosse soffermato sul fatto che quell'immagine poteva essere correlata a dei gruppi di cisti corpuscolate, vi ripeto, in questo momento noi vi stiamo esponendo i casi e... Voi già siete nella condizione di ipotizzare che vi stiamo mostrando dei casi difficili, ma nella vostra quotidianità spesso vi ritrovate mammelle a struttura fibrogiandolare densa, in cui ritrovate cisti corpuscolate, a volte a grappolo, piccole, multiple, e che possono presentare dei margini che possono sembrare indefiniti, soprattutto quando si ritrovano nel contesto di un parenchima particolarmente denso. Anche col migliore ecografo a più alta risoluzione, quindi non è così in comune. Quindi anche in questo caso bisogna sempre stare molto attenti. In quel caso qualcuno potre, avrebbe potuto eh, non soffermarsi, non approfondire, perché la mammografia di sei mesi fa era completamente negativa. In fondo già parlavano di cisti corpuscolate, e invece no. Dobbiamo stare molto attenti, e spesso dobbiamo anche lasciarci guidare dal nostro istinto. Era un carcinoma duttale infiltrante G3 triplo negativo con un chi 67 al 40%. E allora abbiamo quest'altra signora 54 anni, mammelle, struttura fibro-ghiandolare marcatamente densa, come la sensibilità della mammografia in queste mammelle, molto molto bassa completa con esame ecografico al quadrante superesterno destro vi ripeto che il suo primo esame ecografico troviamo questo nodulo ipoecogeno, valario, orientamento parallelo al piano cutano, margini circoscritti per più del 75% della circonferenza a cosa possiamo pensare? ora pensate tutti che è un tumore di nuovo non ci credo <ride> ok se dovesse scegliere solo sulla base dell'immagine bmod Prepondereste più per una lesione benigna o per una lesione maligna? Benissimo, aggiungiamo la valutazione multiparametrica. Color e power non ci dicono nulla di interessante. Ci dice qualcosa di interessante, invece, di molto interessante l'imaging microvascolare, che non solo ci fa vedere a destra la vascolarizzazione intralesionale, ma ci fa anche vedere a sinistra un classico penetrating vessel, che non è caratteristico dei fibrodenomi classici ma è caratteristico invece per lesione sospetta per malignità. Valutiamo l'elasticità. La tecnica strain depone per una lesione assolutamente benigna, mentre invece la tecnica share wave depone per una lesione assolutamente maligna. Con rigidità lesionale e rigidità per il lesionale marcata, come potete vedere anche già dalla mappa colorimetrica, senza porre l'arroio e la valutazione dell'elasticità massima, assolutamente è sospetta. Quindi le tecniche lasso sonografiche non sono concordi: color e power Doppler da un lato e l'imaging microvascolare, dall'altro, non sono concordi. Se non avessimo avuto l'imaging microvascolare, non avessimo avuto la tecnica share wave, probabilmente color e power doppler insieme all'astrosonografia strain ci avrebbero indotto a confermare la eh, nostra ipotesi di lesione probabilmente benigna a RAZ3 avremmo dato un follow up a 6 mesi. In questo caso invece avevamo delle informazioni dall'imaging microvascolare della share wave altamente sospette. Quindi andiamo avanti. Facciamo prima della caratterizzazione estologica una eh, risonanza magnetica che conferma la presenza di un mass enhancement disomogeneo con una sorprendente curva intensità segnale tempo di tipo 3, rapido wash in e rapido wash out. Queste curve di tipo 3 si possono ritrovare anche nei linfonodi, ma anche i linfonodi reattivi hanno la curva di tipo 3. E chiaramente questa non può essere la sede di un linfonodo e quello morfologicamente non è un linfonodo. Ok, quindi in questo caso la curva di tipo 3 ci aiuta ad escludere il fatto che possa trattarsi di un fibrodenoma. Questa che vi faccio vedere in alto eh, a sinistra è un particolare della tomosintesi che non vi ho mostrato di proposito, però chiaramente questa immagine in tomosintesi ci avrebbe aiutato. Vero è che comunque in parte i margini rimanevano circoscritti, ma vero è che si associava una fine distorsione. Che ci avrebbe aiutato, quindi, già prima dell'esame ecografico, a indurre un sospetto, nonostante la densità della mammella. Anche in questo caso si trattava di un carcinoma adottale infiltrante triplo negativo. Perché vi sottolineo il triplo negativo? Il triplo negativo, soprattutto quando di piccole dimensioni: insieme al carcinoma mucinoso e al carcinoma midollare, sono delle lesioni che all'ecografia, non solo alla mammografia, ma anche all'ecografia, possono trarvi in inganno perché soprattutto quando più piccoli di un centimetro o comunque intorno al centimetro di dimensioni tendono a mostrarsi con una morfologia regolare e con margini prevalentemente circoscritti. Sono quelle lesioni che possiamo considerare assolutamente più insidiose, perché tendono a mimare il fibrodenoma. E quindi vi mostro queste due lesioni di due pazienti assolutamente differenti. A sinistra, una donna di 71 anni, al suo primo controllo mammografico ed ecografico, e metto tanti punti esclamativi per dire fino a 71 anni non ha sentito la necessità di controllarsi, e a 71 anni sì. E invece, alla vostra destra, una donna di 51 anni che fa la sua prima mammografia di screening, in cui viene identificata una radiopacità ovalare polilobbata e a margini netti. Una delle due lesioni è un tumore maligno e una delle due non lo è. Quindi adesso siete pure obbligati a votare con la manina alta. Chi pensa che la lesione alla vostra sinistra sia un tumore maligno? Mani su, mani su, mani su, mani su. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisogna... Chi pensa che sia maligna invece la lesione alla vostra destra? Quindi ne vedo solo tre. 4. Fabi, non vedo la tua mano. 5. Ok, quindi solo cinque persone pensano che la lesione alla vostra destra sia una lesione maligna, mentre tutti gli altri pensano che lo sia quella di sinistra. Quindi ci siamo... abbiamo già risposto a questa domanda. E allora torniamo alla donna di 71 anni con la le lesione che per la maggior parte della platea è sospetta per eteroplasia. Questo è l'esame mammografico. Cosa ne pensate? Conferma il vostro sospetto? Vediamo questa opacità al quadrante superesterno destro, i margini in parte circoscritti e in parte sfumati. Confermate il vostro sospetto? Sì, vado avanti. Valutazione della vascolarizzazione: color e power non ci aiutano, ci fanno vedere qualche spot intralesionale. Ma vi ricordo che la vascolarizzazione intralesionale, come è presente nelle neoplasie maligne, è presente anche nei fibrodenomi riccamente vascolarizzati. Quello che li differenzia è il penetrating, al massimo può essere il penetrating vessel, che è più patognomonico di lesione maligna, mentre il vaso tangenziale, dal quale nascono i vasi poi intralesionali, è più preponderante per lesioni di tipo benigno. E l'imaging microvascolare invece ecco, ci fa vedere questo vaso perilesionale, il vessel in rim. Sotto la valutazione lastosonografica con tecnica strain, qualitativamente non sospetta e neanche sospetta dal punto di vista dello strain Rash. Andiamo all'altra signora di 51 anni. Guardate nuovamente la vostra lesione, benigna per la maggior parte della platea. Guardiamo l'opacità in mammografia, era, era bilobbata con margini assolutamente circoscritti e solo la tomosintesi aveva indotto un maggiore grado di sospetto, perché anche questa volta, pur evidenziando i margini come prevalentemente circoscritti, evidenziava però l'associazione di una fine distorsione parenchimale. E adesso chiaramente la lesione diventa più sospetta, in associazione soprattutto all'atomosintesi più che alla mammografia in sé. Valutazione strain altamente sospetta, altamente sospetta anche la share wave, le tecniche concordano. Ed ecco qua la diagnosi definitiva. Quello che in B-mod poteva sembrare più sospetto, ed era ancora più sospetto perché la paziente aveva 71 anni, era il suo primo esame. Rispetto all'altra donna più giovane con quella lesione che sembrava assolutamente a margini completamente circoscritti, la lesione sotto era un carcinoma mucinoso pure time, Come vi ho ehm, detto precedentemente, insieme a tripli negativi e midollari sono quegli istotipi che tendono a mimare il fibrodenomio comunque le lesioni benigne e quindi possono essere più insidiosi. Ovviamente la biopsia è stata effettuata in entrambe le lesioni. Questo è un caso particolare che abbiamo intercettato con la dottoressa Di Marco eh, prima della sua specializzazione. La paziente non aveva effettuato da noi né la mammografia né la risonanza magnetica, era venuta da noi per effettuare la biopsia. Come vedete c'è una massa di pecogena a margini assolutamente irregolari che si sviluppava nei settori profondi del quadrante superesterno e dell'infresterno e della mammella destra e che chiaramente in maniera assolutamente chiara, come potete... No. Non potete vedere con facilità, date le condizioni di luce, ma comunque eh, vi era un forte sospetto che infiltrasse il piano muscolare sottostante. La paziente, ripeto, viene da noi per la biopsia, ma aveva effettuato la risonanza presso un altro centro. Che, eh, però siamo riusciti intercettandola in tempo a raccogliere le immagini e come vedete c'è questo mass enhancement con una morfologia molto irregolare margini molto irregolari, enhancement assolutamente disomogeneo si sviluppa nei settori profondi e, e con eh, diciamo, eh, certezza possiamo dire che infiltri il piano muscolare e allora così come abbiamo visto che ci sono delle lesioni Maligne che tendono a nascondersi e a mimare le lesioni benigne, altrettanto esistono delle lesioni eh, istologicamente benigne, che però possono avere un comportamento aggressivo loco regionale, come in questo caso, chiaramente sono delle lesioni rare, conosciute come tumori desmoidi o fibromatosi mammarie. Eh, il risultato estologico chiaramente è stato eh, di grande conforto perché, se pensate, la donna era molto giovane, però, pur trattandosi di una lesione benigna, purtroppo è una lesione che tende ad avere un'aggressività loco regionale importante, tende a recidivare, è comunque eh, sicuramente un'entità patologica eh, difficile da affrontare anche dal punto di vista chirurgico nel follow-up. Altra donna, 45 anni, prima mammografia, fa per carcinoma alla mammella positiva. Precedenti esami ecografici riferiti negativi. Riferiti negativi. Questa mammografia abbiamo una mammella a struttura prevalentemente fibro adiposa, in cui riscontriamo questa opacità al quadrante supercentrale superesterno con una calcificazione intralesionale. I margini sembrano, anche in questo caso, in parte circoscritti e in parte sfumati. Dobbiamo andare avanti, certamente dobbiamo fare l'ecografia. Queste sono le immagini ecografiche. Le sono epocogena, ovalare, polirobbata, e i margini sono in parte netti e in parte sfumati. Byraz 3, mano su. Tu gli dai una certa, poss una certa possibilità e gliela dai. Bayraz 4A. Per tutti è un 4A, però le dovete alzare le manine. Tanto non è, non è che sono nomi di tutti, quindi è giusto per, per, capire, per capirci bene. Allora, prevalentemente per tutti è 4A. Valutazione multiparametrica, l'astosonografia Stren depone per lesione benigna, lastosonografia Sharewave depone per lesione benigna, sia qualitativamente sia alla valutazione quantitativa, con un IMAX di 60 kPa. Sono autorizzata a fare il downgrading e non fare la biopsia donna di 45 anni con familiarità? Assolutamente no, ovvio, la faccio lo stesso la biopsia. Il risultato, ragazzi, è un semplice fibrodenoma. Il Fibro dell'Oma la signora è nata alla sua tenera età dei 45 anni. Chiaramente no, sarà sempre esistito. Probabilmente gli ecografisti che ci hanno preceduto non l'avevano visualizzato, ma eh, come potete vedere, il se settore che occupa la lesione è un settore profondo. Una mammella mh, prevalentemente adiposa, può succedere. Può succedere. Andiamo a quest'altra. La donna ha 53 anni e non ha familiarità per carcinoma alla mammella. Un primo esame mammografico eseguito presso altra sede, dove viene identificato al QSE destro un'opacità di 16 mm, ovalare, polilobbata, a margini in parte circoscritti e in parte oscurati dalla sovrapposizione del tessuto fibro Mammografia che non ho perché la paziente ha fatto l'esame fuori, però il referto è quindi ve l'ho riportato. All'integrazione ecografica trovavano una lesione con caratteristiche compatibili con fibrodenoma. La valutazione delle immagini, la stessa che poi abbiamo identificato noi. Davano un controllo ecografico a sei mesi, che la paziente viene effettuare. Va ad effettuare non nella stessa struttura in cui aveva fatto la prima ecografia, ma viene a farla da noi. E eh, Dopo questo controllo a sei mesi, noi troviamo la stessa lesione che avevano identificato loro sei mesi prima, avevamo la conferma della valutazione delle immagini ecografiche e per quanto riguarda le dimensioni, nei sei mesi antecedenti la lesione era 18 mm, 16 mm a distanza di sei mesi 18 mm. Ora, questo incremento di 2 mm. Come lo dobbiamo interpretare? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare sempre perché non, è, non solo esiste la variabilità interoperatore, esiste l'interoperatore ed esiste anche una variabilità soprattutto nelle, zone, nelle donne eh, che non sono ancora in menopausa, che non fanno terapia ormonale sostitutiva, delle piccole variazioni volumetriche correlate anche alla fase del ciclo mestruale. Quindi la domanda da porci, l'incremento volumetrico è reale? È significativo? È correlato alla variabilità interoperatore? Alla valutazione della vascolarizzazione oltre eh, tra queste lobulazioni, vediamo dei setti e dentro questi setti la presenza di vasi. Anche questo segno può indurre a pensare a un fibrodenoma. Che cosa fareste voi? Fareste altro? Ok all'astrosonografia strain nella lesione ravenigna, alla Cher invece sospetta, e facciamo la risonanza prima di fare la biopsia. Che comunque avremmo fatto, vi faccio vedere dalle immagini in alto quello che è l'aspetto dei fibrodenomi in risonanza magnetica, quando i fibrodenomi si eh, presentano sotto forma di più nodulazioni tra loro confluenti e separate da setti. Quando sono dei fibrodenomi riccamente vascolarizzati, comunque l'immagine che abbiamo nella sequenza dinamica è la presenza di un mass enhancement caratterizzato dalla presenza di setti interni ipointensi, chiaramente immagini del genere come quelle in alto a sinistra e in alto a destra, con l'identificazione di setti così ben evidenti, riusciamo ad averla solo se effettuiamo un'acquisizione della sequenza dinamica ad elevatissima risoluzione, quindi dove vengono rispettati tutti i parametri necessari, strato sottile, in plane resolution alta. A sinistra, cioè in basso, alla vostra destra, è l'aspetto alla sequenza dinamica e risonanza magnetica di quella lesione. Tutto fuorché un un fibrodenoma. Quello non poteva essere un fibrodenoma o no, comunque, non ha, come vedete bene, non ha lo stesso pattern di enhancement che è presente sopra. Per quanto riguarda la valutazione della curva intensità segnale tempo, una curva di tipo 2, ovviamente non di niente, all'esame estologico si trattava di un carcinoma midollare. Quindi vi ho presentato un altro caso di tumore maligno che può tendere a eh, mostrarsi con aspetti che possono fare pensare alla benignità della lesione. È un tipo di triplo negativo con una sopravvivenza a 10 anni dell'80%, si tratta comunque di un triplo negativo, lo dobbiamo intercettare subito. E come vedete dal pezzo macroscopico in alto Nasce così il carcinoma midollare, quindi ha proprio questo aspetto pseudo-capsulato che inevitabilmente tende a mostrarsi come lesione probabilmente benigna, sia in mammografia sia in ecografia. Quindi anche in questo caso sono i segni minimi, la correlazione clinica, mammografica, ecografica, che ci può aiutare a indurci a dare un sospetto in più. Questa è una donna di 70 anni con una storia di quarta dè. De... Eh, sono le 11. Io ne ho quanti ne volete. Io ne ho... Va bene. E allora vado ai messaggi importanti. Va bene, va bene. Chiudo e mezza. Quindi vado a quello che ritengo più, che mi interessa di più trasmettere. Questo mi interessa trasmettere. Non è vero che il carcinoma tutta all'insitu non si vede in ecografia. È più difficile da vedere rispetto a un infiltrante, ma ci sono dei segni che possiamo intercettare. Questa paziente nei sei mesi precedenti eh, aveva un esame mammografico non particolarmente dirimente, una risonanza sospetta e un'ecografia negativa a distanza di sei mesi ripete la risonanza perché il quadro di risonanza era sospetto perché aveva fatto una biopsia non da noi ma a Taormina dove fanno le bioRM guidate proprio perché la lesione il reperto non era evidenziabile né in mammografia né in ecografia il risultato era un tendenzialmente a perdere le alterazioni tipo benigno e con un unico un unico focolaio ne va di campionamenti di perfesse tutta atipica per cui i chirurghi visto che mammografia e ecografia non si vedeva niente non si Toccava niente. Hanno detto: Non possiamo chiaramente fare una quadrantectomia sulla base di un unico focolaio per presa di utile atipica. Su tutti questi campionamenti fatti sul quadrante superesterno. Aspettiamo, facciamo un follow up a sei mesi chiaramente con la risonanza magnetica e vediamo cosa succede, eventualmente interveniamo. A distanza di sei mesi questo enhancement è come vedete nel 2021 chiaramente diventato molto più importante e soprattutto questa volta all'esame ecografico si è reso visibile un'alterazione ecostrutturale ben evidenziabile nel contesto del parenchima fibro-ghiandolare denso. Abbiamo effettuato la VAB su guida ecografica visto che questa volta avevamo l'esame ecografico ad aiutarci ed era un carcinoma duttale in situ G1. Questo caso è molto particolare, ve lo voglio fare vedere perché lo abbiamo presentato anche al um, congresso della, nazionale della sezione di senologia della SIRM. È un caso molto anomalo, per cui voglio farvelo vedere proprio per questo motivo. Nell'imaging delle protesi, che è molto complesso, soprattutto in ecografia, quello che eh, tendiamo a conoscere eh, sono quegli, gli aspetti principali delle, mh, delle rotture intracapsulari o delle rotture extracapsulari. Questo era un caso molto anomalo. Allora, la paziente era molto anziana, aveva effettuato una mastoplastica additiva moltissimi anni prima, e aveva effettuato questa risonanza presso un'altra struttura. E si vedeva la presenza di un possibile seroma o comunque di un tessuto che si accresceva a livello dello spazio intracapsulare retroprotesico e la presenza, le sequenze post contrastografiche di questi enhancement a livello della capsula che sembravano delle papille, delle vegetazioni. Quindi la parte più esterna è la capsula, vegetazioni dotate di enhancement a contatto con la capsula, il materiale all'interno... Non eh, assume mezzo di contrasto, è la protesi sospinta verso l'esterno, sospinta così tanto che la paziente ha espulso la protesi attraverso una fistola cutanea. Quindi, quando giunge la nostra osservazione, questa protesi già non era più presente aggiunge la nostra osservazione perché da un'altra provincia viene inviata ai nostri chirurghi plastici, i nostri chirurghi plastici la inviano a noi. Cosa vedo io all'ecografia? Qual era il corrispettivo di questo aspetto di risonanza magnetica? Il contenuto eh, intraprotesico? Non era quello di un classico seroma, ma questo era già chiaro dalle immagini in T2, non era un seroma classico, giusto? Quindi il punto è è un seroma corpuscolato. E vi faccio vedere come l'analogo di quelle papille dotate di mezzo di contrasto che vedeva, vedevamo qui. Si vede la freccia? No. Pazienza. Hanno un corrispettivo nell'immagine ecografica che voi non riuscite a vedere, quindi. Non mi aiutano. Non so se riuscite a vedere. Nella parte più profonda, quindi più posteriore, più vicina al pettorale, si vede una nodularità ipecogena con un orletto iperecogeno. Quindi, queste vegetazioni notate di mezzo di contrasto, ehm, che si potenziavano dopo mezzo di contrasto, erano già evidenziabili con buona volontà all'esame ecografico, un reperto mai visto prima. Vado direttamente alla diagnosi, questo è il pezzo macroscopico in alto e in basso l'esame estologico, casi molto rari e anche rari in letteratura, era un grandissimo, un voluminosissimo granuloma della capsula protesica indotta da microparticelle di silicone. Perché, lo sottolineo, la protesi non era rotta, non c'era rottura della protesi. Tra avviene una sorta di trasmigrazione di microparticelle sotto forma di piccoli vacuoli di silicone attraverso la capsula, questo nelle protesi eh, che eh, sono state mh, posizionate soprattutto dopo molti anni, che possono indurre nella paziente che ha la tendenza a determinare un tipo di reazione autoimmune tipo 4 che provoca la formazione di questi granulomi. Granuloma Molto, molto grande, penso che casi del genere non le rivedrò mai più fino alla fine della carriera, però è stato un caso che eh, ci ha fatto discutere molto sono il 20 non mi puoi fermare <ride> questo è un altro caso di ectasia duttale la paziente aveva un'ectasia duttale bilaterale, io ho visto riportando solo l'immagine eh, bimod eh, di, di, di un reperto che andava attenzionato anche in questa ectasia aduttale troviamo una eh, disorganizzata vascolarizzazione che non doveva essere presente in una normale ectasia aduttale. wave completamente negativa. Come abbiamo detto ieri, la negatività della wave nel carcinoma aduttale in situ me la posso aspettare. Quindi, paradossalmente, quello che abbiamo notato in queste eh, valutazioni delle lesioni multiparametriche che tendiamo a fare da noi in istituto a scopo di ricerca è che ehm, questi casi di carcinoma tutte le in situ, che solo dalle immagini in BMOD non avremmo intercettato, spesso con la valutazione invece di imaging microvascolare riusciamo a identificarli, mentre non riusciamo a identificarli alla share wave, che dà invece dei falsi negativi. Quindi in questo la valutazione e la vascolarizzazione con imaging microvascolare però è stata più sensibile. Ho finito? Ok. <laughs> Il dottor Andreoli sì. <laughs> Va bene. Va bene. Esco? Che eh, prima di dare la parola al dottor Andreoli, eh, un, vediamo un po' di organizzarci per quanto riguarda ora quello che avverrà da ora in poi. Mi riferisco alla parte pratica. Noi abbiamo un gruppo gruppo uh, Whatsapp per cui eh, per favore mi confermate. Chi vuole fare il master, la parte pratica, ed eventualmente dove, perché poi noi dobbiamo creare un gruppo di lavoro con i tutor delle, dei tre centri che vi ricordo sono il Policlinico, il Cefalù Giglio Gemelli e l'Humanitas di Catania. Quindi c'è un lavoro, eh, tra l'altro, c'è molta discrepanza nelle richieste, per cui dobbiamo vedere un po'. Di, di, di equilibrare la cosa. Eh, poi volevo dire come pensiero mio, perché io eh, sono fissato con eh, cioè il mio lavoro, con gli screening, eh, cioè, eh, intanto oggi e ieri si è dimostrato che eh, noi possiamo andare in autarchia, cioè nel senso che la Sicilia, mi pare che il grado di soddisfazione del direttore scientifico della scuola soddisfacente per cui eh, si è raggiunto l'obiettivo di, di, di dire che il 21 maggio del 2023 21 maggio 19, 19 maggio del, del 2023 eh, perché già è in calendario eh, avremo la stessa formula quindi eh, solo eh, isolani che come professionalità eh, senza eccezioni tranne eh, la sua che di lui non possiamo fare a meno no? quindi, eh, quindi eh, seguiremo la, la, la stessa formula però io volevo un po' riprendere il discorso di ieri e fare una raccomandazione cioè ehm, Va a finire che la storia di Sagunto, noi parliamo di ecografia mammaria, di Abus, eccetera, eccetera, mentre fuori abbiamo una situazione quando minimo catastrofica. Cioè, se le donne non fanno gli screening, se le donne non fanno la mammografia, i secondi livelli possono essere di livello altissimo, però servono a poco. In realtà bisogna incrementare l'adesione ai programmi di screening e questa è una cosa che di cui si sta parlando moltissimo per quanto riguarda le soluzioni. La soluzione migliore sarebbe cambiare il piano sanitario nazionale che è vecchio di 40 anni, sarebbe la soluzione migliore quella di andare veramente a potenziare, e il Covid ce l'ha insegnato, il territorio, perché senza territorio i programmi di screening non possono funzionare. Questa è è un, non solo una teoria mia che ho, ho portato avanti all'interno del Gisma ma eh, c'è la LILT nazionale che ne sta facendo una battaglia cioè eh, se i programmi di screening addirittura Schittulli diceva vorrei fare un referendum vedere il grado eh, di... di, di, di soddisfazione delle donne dei programmi di screening certo questa è una cosa un po però è anche vero che la fidelizzazione delle, delle donne di età tra i 50 e i 69 anni in sicilia è, è molto molto bassa perché ci sono stati molti ritardi nelle consegne dei referti e ci sono stati ci sono state delle discrepanze enormi in termini, in termini temporali tra l'esecuzione della mammografia e il richiamo. Noi abbiamo, nella mia zona abbiamo visto ritardi di sei mesi. C'è cioè una donna che viene richiamata al secondo livello dopo sei mesi. Quindi, quindi di fatto, di fatto il, il discorso delle mastectomie che aumentano e diminuiscono le quadrandectomie per quanto riguarda la Sicilia, è la ricaduta, sia per colpa del Covid, ma eh, c'è chi sostiene come me che non è solo colpa del Covid, eh, la ricaduta è enorme. Eh, e se eh, il Covid ci ha insegnato qualcosa, secondo me si dovrebbero fare i bollettini come si sono fatti e si fanno per il Covid. Per quanto riguarda per un patto di trasparenza, per quanto riguarda i programmi di screening istituzionalizzati, per vedere quante mammografie in effetti si fanno, che cosa è successo a livello di riconversione di professioni, di professionisti e di professionalità e e valutare poi le soluzioni. La soluzione, una delle soluzioni che sta andando molto avanti per adesso, è quella di usare lo stesso metodo del Covid. Se il pubblico non riesce, così come per quanto riguarda i tamponi, per quanto riguardava la, la vaccinazione, e allarga al alla privato accreditato, così come fa. Questa è una delle soluzioni che si sta cercando. Però è, è anche vero una cosa, che eh, il, il dubbio che ho io è che dopo che si parte con eh, un sistema che ancora non, non si è individuato, perché fra l'altro la regione è una specie di muro di gomma, eh, qualsiasi sia la soluzione mancheranno i radiologi da dedicare agli screening. Molti di quelli che si sono certificati nel corso che abbiamo fatto con. Eh, l'attuale trattore con Massimo Midiri sono stati riconvertiti quindi hanno abbandonato i programmi di screening e, e quindi ci, ci, ci sarà bisogno sicuramente da quello che ci siamo detti eh, sia con, con Massimo che con gli altri di rifare un corso di certificazione perché come sapete senza certificato eh, non si può leggere una sola mammografia da screening, bisogna fare tutto un percorso. Eh, addirittura, secondo quelli che sono i protocolli eh, europei, bisognerebbe leggere prima di cominciare a leggere ufficialmente 5.000 mammografie. Ma noi abbiamo messo su un test che eh, riduce notevolmente il numero di mammografie necessarie per avere la certificazione, però. Eh, il punto è che bisogna essere certificati, perché una delle criticità di, questo, di questa proposta di allargare, i programmi, di allargare le, lo screening anche ai centri privati accreditati, quando parlo di centri privati accreditati, io parlo eh. dell'umanitas, parlo del giglio, eh, dare la possibilità alle grosse strutture con grosse professionalità di occuparsi perché per esempio non si può fare una, una mammografia da screening al policlinico, si dovrebbe fare. Oltretutto, eh, secondo quelli che sono gli indici di gradimento, la gente preferisce... Preferirebbe andare al policlinico che non andare in un altro posto. Io sto ora facendo un po' eh, così di esempi. Però l'obiettivo della, della mia eh, discussione è che eh, se si dovesse eh, realizzare eh, di nuovo un corso di certificazione alla, alla, al programma di screening, io ve lo sto dicendo, cercate di eh, di dedicarvi anche a questa cosa, anzi, specialmente a questa cosa, perché tutto quello che si è detto eh, in modo veramente egregio, io ho trovato, ho trovato il corso veramente di livello eh, importante. Non lo so, poi ora ti, ti passo la parola, sei tu a, da, a dire l'ultima cosa, però, se dobbiamo dare un senso alla Sicilia e a quelle che sono le criticità. Eh, ora ci aspettiamo nel corso del 2022-2023 un aumento notevole dell'incidenza del cancro alla mammella perché se, se si ricomincia il secondo livello sarà indispensabile però senza l'esame di base non abbiamo concluso nulla. Va bene, io passo la parola al direttore scientifico dopodiché avevamo pensato di fare una foto di gruppo però sulla foto di gruppo io ho riflettuto dovremmo toglierci le mascherine oppure fare la foto perché la, la foto di gruppo ogni anno si fa per essere pubblicata poi da, dalla scuola però eh, do, eh? Di, di, cioè, è, è una cosa che facciamo ogni anno quindi si, si può fare però eh, dovremmo togliere le mascherine siamo stati bravissimi fino ad ora a tenerle eh, quindi magari per quest'anno eh, ci mettiamo fuori, allora alla fine ci mettiamo fuori e la facciamo la foto. Ok, allora, concordo con te sulla necessità di dare una svolta a questa eh, problematica dello screening che sicuramente eh, così com'è non solo in Sicilia ma forse soprattutto in Sicilia è veramente quasi tragicomica secondo me, perché eh, si sono fatti degli sforzi organizzativi che però non hanno portato a niente, quindi evidentemente eh, qualche cosa in questa macchina va rivisto, il coinvolgimento eh, dei, del privato accreditato penso che io sia una soluzione. Eh, perché altrimenti non ci sono risorse sul territorio in grado di garantire una risposta adeguata. Sentire che le pazienti vengono richiamate dopo sei mesi fa veramente rabbrividire. Insomma, cioè, se fosse qualsiasi altra azienda che eh, lavora in questo modo, se io faccio un ordine per prendere che ne so, le, le sedie e me le consegnano dopo sei mesi prima cosa che faccio è cambiare azienda <ride> e, e un'azienda che consegna dopo sei mesi deve chiudere per forza altrimenti non sta al passo sui tempi in un mondo dove c'è sempre più bisogno anche di una interfaccia veloce e rapida aspettare una risposta anche per per solo un mese da, da un esame diagnostico così fondamentale con la mammografia, è sicuramente stressante per le pazienti, quindi bisogna lavorare molto sulla, sulla quantità, ma su... esattamente, quindi è un problema che non so bene quanto ci vorrà, ma deve essere risolto per forza, altrimenti tutto questo... Non ha, non ha il minimo senso il fatto che noi effettivamente stiamo qui a parlare anche di tecniche sofisticate se poi manca la materia prima veramente diventa insostenibile da un punto di vista anche etico secondo me e per il rispetto che dobbiamo comunque alle nostre signore quindi ti auguro di portare a casa questa cosa di cui abbiamo discusso e e se sono rosse fioriranno, ma devi lavorarci tanto secondo me in questa, in questa zona. Tanti anticorpi pure. Esattamente, quindi a parte questa considerazione, il corso mi sembra che sia andato abbastanza liscio, se non altro siamo stati in grado anche di rispettare gli orari, che non è un'altra caratteristica sempre così costante qui in Sicilia, per cui c'è sempre un ten una tendenza a sforare, questa volta abbiamo chiuso addirittura in anticipo, senza que per questo privarvi delle necessarie nozioni, quindi per me è andato bene, non so uh, se voi avete qualche lamentela da esternare, potete farlo, che così ci servirà per rimodulare eventualmente il programma per i corsi futuri che come abbiamo detto all'inizio con il rettore abbiamo l'ambizione di rendere un appuntamento fisso almeno, cioè non almeno annuale per la